Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Svilupparco Laboratori dal Basso. Oggi la lezione ha come argomento l'agroalimentare e velocemente non tolgo molto tempo a Guido Mosca, il responsabile del progetto Fair Trade, Local Fair Trade, che ci illustrerà, diciamo così, sia le peculiarità del progetto sia ovviamente i fondamentali, diciamo così, di Fair Trade, e ovviamente tenteremo di capire con lui, diciamo così, le modalità applicative del progetto Local Fair Trade con i prodotti agroalimentari tipici del nostro territorio. Io vi ringrazio, vi auguro buona lezione e buona giornata. Allora, buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato. Allora, scusatemi la voce, ma evidentemente ho preso qualche colpo di freddo. Allora, come appunto accennava un attimo fa, io presenterò intanto in generale quella che è l'attività, un po' l'impostazione del sistema Fair Trade a livello internazionale, quindi quali sono i vari soggetti, come è strutturato il sistema e come funziona il sistema. E poi entrerò un po' più in dettaglio a raccontarvi il progetto che stiamo costruendo adesso, che è un progetto appunto per applicare la stessa impostazione del Fair Trade, quindi del commercio ecosolidale a livello internazionale, applicarla alla produzione italiana. E vi spiegherò anche un po' i passaggi che abbiamo fatto per arrivare a questa decisione. Allora, Fair Trade Italia è appunto il soggetto che nell'ambito del sistema Fair Trade segue in Italia e promuove in Italia il marchio di certificazione, che è questo in basso a destra che vedete, e quindi offre il marchio e concede in uso alle aziende che ne fanno richiesta il marchio Fair Trade, che garantisce che quei prodotti a monte hanno una filiera controllata e certificata che rispetta i principi del Fair Trade, quindi del commercio ecosolidale. E appunto, questo è un po' l'indice della giornata odierna, quindi vi racconterò appunto in generale come è impostato il sistema Fair Trade, l'attività specifica che fa Fair Trade Italia, il progetto Local Fair Trade, e poi ci sarà una parte un po' più, come dire, interattiva. Anzi, io vi invito fin d'ora, insomma, a concepire queste 4 ore del nostro incontro come un'occasione, insomma, per chiedere, fare domande, commentare. Insomma, mi piacerebbe che la lezione si svolgesse in maniera molto interattiva, il più possibile interattiva. Insomma, quindi l'ultima parte poi sarà dedicata a questa cosa. Allora, intanto, come nasce l'idea del commercio ecosolidale? L'origine è più o meno agli inizi degli anni Ottanta e porta il nome di due persone che hanno un po' marcato l'inizio di questo movimento, che sono Frans van der Hoff e Nico Rosen. Frans van der Hoff era un missionario olandese che si è trovato a un certo punto a contatto con le popolazioni indigene del Messico, e in particolare con i produttori di caffè, e si è reso conto di come spesso la fatica di questi produttori fosse assolutamente poco considerata all'interno del mercato, ovvero i produttori di caffè in genere lavorano su piccole parcelle di terreno, spesso anche solo poco più di un ettaro, insomma. Quindi hanno produzioni molto limitate che non sono in grado assolutamente di vendere a condizioni loro, quindi le vendono a una catena di intermediari che spesso gli imbrogliavano sul peso addirittura, nel senso che, essendo che chi comprava aveva le bilance, spesso, insomma, venivano pesati in maniera così irregolare, e soprattutto il prezzo che veniva pagato era assolutamente bassissimo, e quindi, insomma, da una serie di elementi
ha cominciato a pensare, ma perché non proviamo a fare qualcosa? Nico Rosen era invece un rappresentante di un ONG sempre olandese, e nel rapporto fra i due è nata questa idea, insomma, di aiutare i contadini nella commercializzazione del loro prodotto, cercando di abbattere gli intermediari e di trovare i compratori, in questo caso in Olanda, che potessero acquistare direttamente e rivendere a condizioni migliori, cioè pagando un prezzo migliore ai contadini e accedendo a un mercato, a una nicchia di mercato molto solidale. Tra l'altro l'ONG si chiamava Solidaridad, quindi richiamava appunto il tema della solidarietà. Le motivazioni, appunto, da cui nasce il movimento del Fair Trade sono, io vi ho riassunto le principali: migliorare le ragioni di scambio ovviamente per i produttori del sud del mondo, rendersi autonomi dalle grandi imprese multinazionali, perché poi queste catene di intermediari rispondono spesso, cioè alla fine di questa lunga filiera di intermediari ci sono le grandi multinazionali che hanno i loro uomini, le loro persone, che hanno i mezzi, che girano per le campagne, che costringono in qualche misura poi i produttori a vendere a loro, proprio perché i produttori non hanno alternative. L'idea di garantire migliori condizioni lavorative, e in particolare ci si era resi conto che lo sfruttamento del lavoro minorile era una delle piaghe sicuramente molto pesanti. Ovviamente gli impatti ambientali erano molto forti e in certe produzioni continuano, ahimè, a essere molto forti per quanto riguarda i prodotti che vengono dai paesi del sud del mondo, e anche un'idea di sviluppo delle comunità locali, ovvero che le attività economiche in qualche modo producano ricchezza che poi viene a vantaggio di tutta la comunità. Quindi in sostanza quello a cui si mirava era un modello economico in cui i valori della giustizia, dell'equità e della solidarietà avessero uno spazio maggiore. Questa esperienza di Frans van der Hoff e Nico Rosen sfocia nel 1988 in un primo marchio di garanzia dei prodotti, ovvero loro hanno messo in piedi questa piccola filiera, proprio in cui qualcuno aveva individuato una cooperativa di produttori e aveva trovato poi l'intermediario che comprasse quel caffè e lo lavorasse e lo portasse alla vendita ai consumatori lungo una filiera molto più corta, e nascono i primi marchi di garanzia, appunto, che assicurano al consumatore che quel caffè ha quel tipo di origine, quel tipo di storia e rispetta quel tipo di valori e di obiettivi. Allora, io non so bene, perché ho provato a documentarmi, ma quale sia il primo dei marchi, probabilmente è questo qui, uno dei primi marchi che è stato usato. Insomma, però diciamo che nell'88 viene appunto usato un primo marchio, Max Avelar. Max Avelar è un personaggio di un romanzo, in cui praticamente questo personaggio si batteva contro il sopruso, contro le angherie del potere principale. Quindi avevano ideato questo marchio proprio perché richiamava a quell'epoca questo tipo di valore. Poi, sull'onda di quella prima esperienza, il modello viene replicato in altri paesi. Ci sono altre organizzazioni che hanno contatti con altri paesi, con altre situazioni. Spesso sono proprio i missionari in giro per il mondo che poi intuiscono che lì c'è un lavoro da fare, magari si sono spesi in particolare nelle proprie comunità per poter sviluppare questo tipo di iniziativa. Quindi il modello viene replicato, nascono altri marchi in altri paesi, altri marchi di garanzia. In particolare, diciamo che i marchi più utilizzati erano Max Avelar da un lato, Transfer dall'altro. Per esempio, in Italia, non so se l'avevate visto, quel marchio in alto a sinistra, Transfer, è stato il primo che era stato utilizzato. E poi in Inghilterra soprattutto si cominciava a parlare di un marchio Fair Trade. Transfer Italia nasce appunto in Italia nel 94 come iniziativa che voleva dare propulsione a questo tipo di prodotti, di sistema,
e in molti altri paesi appunto nascono le iniziative nazionali che governavano questo, questo settore. Nel 97 nasce FLO, che significa Fair Trade Labeling Organization, cioè l'organizzazione che gestisce il marchio, la label dei prodotti Fair Trade, che adesso si chiama Fair Trade International. Nasce appunto con l'idea di armonizzare tutte le esperienze che si muovevano in questo ambito, armonizzare i criteri, quindi fino a quel momento diciamo ognuno aveva dato più valore a determinati fattori rispetto ad altri, quindi non so, magari al tema del lavoro minorile in alcuni paesi oppure temi ambientali in altri paesi. FLO nasce appunto come un'organizzazione a livello internazionale che vuole armonizzare questo tipo di sistema e anche coordinare le attività delle varie iniziative nazionali. Nel 2002 viene per la prima volta registrato il marchio unico, che è appunto questo in basso che vedete, che è quello che è attivo tuttora. E un altro passaggio significativo è che nel 2004 nasce FLOCERT, che è praticamente una struttura totalmente autonoma che, alla quale fa capo l'applicazione degli standard e quindi la certificazione vera e propria, sia per quanto riguarda i produttori del sud del mondo, sia per quanto riguarda poi gli altri soggetti delle filiere. Io adesso vi ho riassunto un po' schematicamente come funziona il sistema. Allora, vedete, abbiamo qui le iniziative nazionali che si sono sviluppate soprattutto nei paesi del nord del mondo, quindi pensiamo a quasi tutti i paesi europei dell'Europa occidentale, pensiamo al Canada, agli Stati Uniti ovviamente, poi si sono aggiunti anche altri paesi. Quindi sono iniziative nazionali che sono paesi, chiamiamoli consumatori, dove concentrano i consumatori, però poi ci sono anche le entità che coordinano i produttori del sud del mondo. Quindi i produttori del sud del mondo, nei vari paesi, conosco soprattutto quelli dell'America Latina per mie personali, però insomma, in ogni, anche in Africa e in Asia, si sono costruiti, raccolgono tutte le aziende, soprattutto cooperative o associazioni di produttori che sono certificati Fair Trade. I vari coordinamenti partecipano al mondo Fair Trade International, cioè a questo organismo che coordina tutta l'attività del Fair Trade a livello internazionale. Quindi in questo momento noi abbiamo Fair Trade International, che è governata al 50% dai produttori del sud del mondo e al 50% dalle iniziative nazionali nei paesi consumatori. Quindi lì si compongono le due esigenze, quella di chi produce e quella di chi consuma. Si definiscono gli standard, che tra l'altro è un lavoro molto pesante, definire gli standard, i prezzi, cioè c'è tutta un'impalcatura che spesso a chi compra i prodotti sfugge. Fair Trade International a sua volta è proprietaria, diciamo così, di FLOCERT, però FLOCERT opera in maniera totalmente autonoma, quindi è un ente di certificatore che applica i regolamenti che vengono stabiliti in totale autonomia. Quindi questo FLOCERT era stato istituito proprio per garantire la totale autonomia di un ente certificatore rispetto al mondo che lui deve, a cui deve rispondere. Naturalmente vediamo sotto i vari soggetti come interagiscono queste istituzioni con i vari soggetti. Quindi i coordinatori dei produttori nel sud del mondo interagiscono soprattutto con l'ambito dei produttori, mentre le iniziative nazionali interagiscono sia col mondo delle imprese, pensiamo a una torrefazione che vuole avere la sua linea di caffè ecosolidale e che quindi vuole usare il marchio di garanzia. Quindi l'iniziativa nazionale lavora soprattutto a questo livello qui e ovviamente a promuovere il mercato attraverso comunicazione, iniziative e quant'altro nei confronti del consumatore. Fair Trade International definisce gli standard, supporta i produttori agricoli perché funziona anche come una sorta di ONG, cioè fornisce assistenza tecnica, formazione su tutte quelle che sono le
le modalità per adempiere ai criteri, quindi non stabilisce solo regole, insomma, dà anche un supporto al mondo dei produttori. E, mentre FlowCert agisce come ente certificatore sul mondo dei produttori e anche sul resto della filiera, quindi sulla trasformazione e sui licenziatari del marchio. Quindi questo riassume in qualche misura come i vari soggetti interagiscono fra loro. Diamo un po' di numeri, io ho i numeri dell'ultimo annual report che ha fatto Fairtrade International, che risale al 2013, quello del 2014 non è ancora stato pubblicato. Diciamo che ci sono 1210 organizzazioni di produttori certificate, parliamo di qualche milione di, in realtà di produttori, quindi tra piccoli produttori o lavoratori di piantagioni, perché ci sono alcuni casi in cui le aziende certificate sono delle piantagioni. E quindi le persone coinvolte sono svariati milioni di persone nei tre continenti sostanzialmente. La gran parte sono in America Latina, che è il continente dove maggiormente si è sviluppata, sia per le origini, perché molte ONG collaboravano appunto con paesi dell'America Latina e quindi hanno trovato anche un terreno molto fertile, ma poi anche in Africa, ultimamente soprattutto si sta sviluppando molto il fair trade in Africa e anche in molti paesi dell'Asia e dell'Oceania. Abbiamo 74 paesi in tutto il mondo in cui vengono venduti i prodotti certificati, le vendite ammontano e sono sempre in costante crescita a oltre 5 miliardi e mezzo di euro nel 2013, di questi una buona fetta la fa il Regno Unito, perché lì veramente siamo su un altro pianeta rispetto per quanto riguarda la diffusione dei prodotti al consumo, e comunque è cresciuta già nel 2013 del 15% rispetto all'anno precedente. Sono stati distribuiti ogni anno circa 86 milioni di euro solamente di Fairtrade Premium, che è la componente che viene pagata sopra il prezzo ai vari produttori e che garantisce lo sviluppo delle comunità locali. Cioè il Fairtrade Premium viene dedicato a interventi di tipo comunitario, anche sistemare una strada, costruire una scuola, qualsiasi cosa possa servire la comunità, e spesso viene decisa d'accordo con le comunità. A oggi i principali prodotti che vengono diffusi col marchio Fairtrade sono le banane, che veramente anche in Italia hanno preso rapidamente molto, molto spazio, fiori, anche se potrebbe sembrare quasi strano, ma ci sono praticamente ormai gran parte delle rose che vengono vendute nei nostri mercati provengono o dal Sud America o dall'Africa. Quindi in quel senso anche il mercato dei fiori è diventato un mercato da presidiare da questo punto di vista. Poi zucchero, caffè e cacao, che sono un po' i prodotti tradizionali da cui il sistema è nato. Vediamo un po' cosa in particolare, qual è l'attività di Fairtrade Italia. Allora, intanto Fairtrade Italia è un consorzio, è una società cooperativa che raccoglie circa 25 organizzazioni di primo livello, quindi è una cooperativa di secondo livello i cui soci sono tutte persone giuridiche, e rappresenta, come vi dicevo all'inizio, in Italia il marchio di certificazione Fairtrade e diffonde i valori del commercio ecosolidale certificato. E al proprio interno ha una serie di organizzazioni non governative, associazioni, cooperative, eccetera. Adesso c'è anche una slide che in qualche modo, ecco, ricorda un po' da che cosa è formato il mondo del fair trade in Italia. Quindi abbiamo grandi organizzazioni sociali come ARCI, ACLI, la stessa Legambiente, abbiamo una serie di operatori ONG che lavorano a livello internazionale come Manitese, ACS, eccetera. C'è il mondo del biologico, sia della certificazione biologica, sia aziende come Alcenero, Conapi, eccetera, e anche la stessa Ecor, che sono molto forti sul piano del biologico. C'è banca etica, quindi un'area di finanza etica alternativa,
E ci sono anche, c'è il mondo della cooperazione attraverso COIND, che è COIND e anche NCC COP, quella lì, che non è COP Italia, ma è l'organizzazione che raccoglie le varie cooperative a livello italiano. Quindi c'è un mondo composito di entità che in qualche modo hanno interesse nel far crescere l'idea del fair trade, l'idea del commercio equo e solidale. Ovviamente ognuna secondo un proprio interesse specifico. Quindi l'attività di Fair Trade Italia consiste sostanzialmente nel concedere il marchio Fair Trade in sublicenza alle varie aziende che appunto vogliono sviluppare prodotti basati su materie prime certificate Fair Trade. Facilita anche l'approvvigionamento delle materie prime da parte di queste aziende, perché non vi ho detto prima che i produttori che vengono certificati sono automaticamente iscritti in un registro per prodotto. Quindi ad esempio ci sono i produttori di caffè arabica, i produttori di caffè robusta, vengono iscritti in registri appositi, dove poi il torrefattore di turno o insomma, i vari soggetti che agiscono lungo la catena del caffè possono andare a individuare, a visitare quelle cooperative, a capire se quel caffè è un caffè che ha le caratteristiche che loro servono. Quindi Fair Trade in qualche modo agevola le aziende nella ricerca, dandogli tutta una serie di informazioni e aprendo i propri database. Poi un'altra attività è quella di affiancare l'azienda nella ricerca importante di nuovi canali commerciali, quindi canali di distribuzione del prodotto, e anche offrire sostegno nell'identificazione di opportunità di sviluppo di altri prodotti, quindi prodotti innovativi che utilizzano quelle materie prime ma che in qualche modo vanno a integrare l'offerta di prodotti certificati e quindi consentono di ampliare anche il mercato. Quindi Fair Trade Italia sostanzialmente lavora con aziende di importazione e di trasformazione, come vi dicevo. Chi importa diventa una parte attiva del sistema, proprio perché si prende in carico anche lui l'incombenza di mettere sul mercato nuovi prodotti e magari anche di una certa qualità, livello qualitativo, e anche di divulgare la sua presenza attraverso la divulgazione e la pubblicità anche dei propri prodotti, contribuisce ad ampliare la conoscenza del sistema. E quindi appunto Fair Trade Italia si aspetta anche che i propri partner insomma diano un contributo in questo senso per far crescere il sistema e potenziare la presenza del Fair Trade in Italia. Altri soggetti con cui la Fair Trade Italia lavora sono le aziende della distribuzione organizzata. Avete una panoramica un po' di dove attualmente si possono ritrovare i prodotti Fair Trade. Abbiamo grandi catene della grande distribuzione organizzata che spesso lavorano sulle proprie private label, no? Quindi ad esempio Coop Italia ha una linea propria, che è la linea Solidal, all'interno della quale ci sono i prodotti certificati Fair Trade, e quindi sostanzialmente Fair Trade Italia collabora in questo caso con Coop Italia, ma con tutti questi soggetti, per mettere a punto proprio il tipo di prodotto e anche verificare che poi il soggetto che mette in commercio quel prodotto rispetti tutte le regole che sono previste dal sistema. Quindi collabora con il soggetto di distribuzione organizzata anche per, in questo caso, per la diffusione dei prodotti ecosolidali con la certificazione. Qui avete un esempio, alcuni esempi di prodotti certificati. Ho portato anch'io delle confezioni, ma insomma qui, come vi dicevo prima, questi sono i prodotti, non so se si vede bene, ma questi sono i prodotti della linea Solidal Coop. Per esempio Natura ha sviluppato un proprio insieme di prodotti,
Qui ce ne sono solo alcuni, ma in genere sono svariate tipologie, quindi arriviamo anche a una quindicina di tipologie di prodotti all'interno di una sola private label. Sicuramente uno dei prodotti con maggiore numero di tipi che sono in commercio sono i caffè, ci sono caffè veramente dalla piccola torrefazione locale insomma, a grandi marche, il tè, insomma, qui avete un esempio di alcuni prodotti sia freschi sia trasformati che hanno la certificazione e il marchio di garanzia. Altri soggetti con cui lavora Fairtrade Italia sono, magari sono un po' meno scontati da questo punto di vista, sono esercizi pubblici. Lì tra l'altro ci sono dei materiali che poi distribuiremo, in cui si descrive anche quello che è il Fairtrade fuori casa, il consumo di prodotti Fairtrade non a livello domestico ma a livello di esercizi pubblici. Ci sono linee di prodotti che riguardano appunto le caffetterie, ovviamente, i bar, le pasticcerie, ma anche hotel, e luoghi di ristorazione. In particolare gli hotel, ci sono linee di prodotto sul cotone, quindi lenzuola, cuscini, asciugamani, che usano, alla base il cotone certificato Fairtrade. Quindi chi volesse, e poi magari lo vediamo più in dettaglio nell'ultima parte, chi volesse anche dare una caratterizzazione sul tema della solidarietà, dell'equità e della giustizia al proprio esercizio pubblico, può introdurre dei prodotti che in qualche modo testimoniano questo interesse e questo impegno. Poi saranno i prodotti, speriamo presto, i prodotti Fairtrade anche locali, a quel punto l'offerta sarà molto più completa, insomma, perché ovviamente parliamo di una serie di prodotti che sì, sono già molti, però coprono solo una parte dei consumi, dei bisogni che normalmente una famiglia ha, però allargando un po' ad altri prodotti di uso più diffuso si può allargare questa platea. In caso Fairtrade Italia collabora con questi soggetti per mettere a punto e anche poi dare il risalto necessario a questo tipo di scelte. Alla fine, ovviamente, Fairtrade Italia collabora anche con la propria base sociale, quindi con le organizzazioni che fanno parte della propria base. Sostanzialmente, ci sono sinergie fra i vari soggetti per dare maggiore visibilità sia alle organizzazioni socie, che quindi sono interne al mondo. Hanno condiviso quel tipo di scelta, realizzare sicuramente iniziative, molte iniziative a livello anche campagne, a livello nazionale si basano sull'utilizzo di prodotti Fairtrade, poi incoraggiare progetti di sviluppo che vadano a supportare ulteriormente i produttori e anche mettere a disposizione dei soci strumenti per valorizzare le attività, eccetera. Non so se c'è qualche domanda, mi aiutereste anche così a interrompere un po' questa. Se non c'è, io vado avanti tranquillo. Prego. Un attimo solo che questo. Sono stato molto incuriosito dal titolo Fairtrade e prodotti locali, però finora ho sentito solo parlare, probabilmente sono arrivato tardi e mi sono perso qualche pezzo, però ho sentito parlare solo di prodotti importati, prodotti locali rispetto a realtà molto esterne. Volevo sapere se c'è un'attività di Fairtrade anche relativa ai prodotti locali italiani non inglobati in aziende grandi. Questa è la domanda. Sì, allora lo dicevo all'inizio, stiamo per finire questa prima parte che è più di impostazione generale, dopodiché entriamo su quello che è allo stato dell'arte è ancora un progetto, nel senso che stiamo mettendo in piedi un sistema che si basa sugli stessi principi, sugli stessi valori, ma nella nostra intenzione si applicherà ai prodotti dell'agricoltura italiana e quindi dalle filiere agroalimentari italiane. Quindi, da questo punto di vista, dicevo un attimo fa, quando avremo completato anche questa parte, l'offerta di prodotti che godono di un marchio di certificazione
etico di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, sicuramente sarà molto maggiore, perché a quel punto avremo una serie di prodotti italiani, anche tipici italiani, insomma, comunque che provengono dall'agricoltura italiana, che potranno integrare quella che fino ad oggi è l'offerta classica dei prodotti che vengono dai paesi del sud del mondo e che qui in Italia in realtà non si producono. Quindi adesso fra un attimo ci arriviamo. Altre curiosità, domande su questa prima? Vado completo, così poi magari vediamo se... In Italia abbiamo alla fine 100, in questo momento 107 aziende certificatarie del marchio, e gli operatori certificati da Flocert sono 23, sono soprattutto appunto quelle aziende che fanno trasformazione dei prodotti, sulle quali ci sono degli standard specifici, sia trasformazione che intermediazione in realtà. Ci sono degli standard specifici per far sì che la filiera complessiva dei prodotti dia la massima garanzia ai consumatori, quindi che quel caffè che viene consumato sia proprio il caffè che è stato prodotto dai produttori certificati. Anche qui avete una gamma di prodotti, anche ad esempio borse per la spesa in cotone fair trade, le scarpe, le sneakers, c'è una linea insomma di così, che tende anche a catturare l'attenzione dei giovani. Altri tipi come, non so, gli yogurt con le scaglie di cioccolato, piuttosto che l'Ubuntu Cola, non so se voi l'avete mai vista, gli estimatori dicono che assomiglia molto alla Pepsi, adesso senza fare pubblicità, ma insomma. Ed è una cola, praticamente una bevanda gassata fatta con all'origine lo zucchero di canna prodotto e coltivata, canna da zucchero coltivata da contadini certificati per trade. Una cosa molto particolare, non è così diffusa, ma potrebbe, a livello qualitativo, potrebbe veramente fare da concorrenza a marchi più famosi. Queste sono le lenzuola che vi dicevo, no, forse gli asciugamani che vi dicevo prima, quindi quello del cuscino, insomma, nella gamma chi avesse interesse particolare potrebbe trovare magari quella gamma di prodotti che può caratterizzare la propria attività economica nel senso del fair trade. I canali distributivi dove troviamo i prodotti sono appunto principalmente i supermercati, ma anche negozi consolidati specializzati come alcune botteghe del mondo dove sono presenti i prodotti certificati fair trade. Anche la distribuzione automatica, spesso, anzi forse sempre più spesso, viene chiesta anche nella distribuzione di caffè, automatici di caffè, che venga messo caffè certificato consolidale. Bar e ristoranti e alberghi, un po' quello, riassume un po' quello che vi dicevo poco fa. Ecco, io qui avrei finito la prima parte, questa slide si è un po' spampanata, ma poi vediamo. Quindi la prima parte su così come è strutturato il sistema l'ho chiusa qui. Vi ribadisco così l'idea di, se avete qualche domanda, osservazione, perché poi questa la diamo un po' per scontata e passiamo invece ad approfondire. Meglio continuare? Ok. Allora, come nasce l'idea di un progetto che si preoccupi anche delle produzioni italiane? Nasce dall'idea che, intanto da come è composta la base sociale di Fairtrade Italia, vi dicevo prima, ci sono grandi organizzazioni sociali che lavorano a livello nazionale e quindi che sono coinvolte, diciamo, a vario titolo anche direttamente con la nostra realtà, sia con la realtà produttiva sia con la realtà sociale. Quindi c'è stato un interesse, ci si è chiesti ma cosa possiamo fare per affrontare i problemi che anche nell'agricoltura italiana ci sono, insomma. Tutti noi abbiamo sentito in questi anni alcuni eventi che in qualche modo hanno bucato
l'attenzione dell'opinione pubblica, i fatti di Rosarno di 4-5 anni fa, piuttosto che quello che è avvenuto anche qua in Puglia con, nella zona di Nardò, piuttosto che nella Capitanata, insomma, tutta una serie di problemi che noi vedevamo nei paesi del sud del mondo, come lo sfruttamento dei lavoratori, in quel caso del lavoro minorile, ma insomma anche degli altri lavoratori, piuttosto che il tema dell'impatto ambientale che il sistema produttivo agricolo in questo momento è tradizionale, in questo momento ha sull'ambiente, è molto forte. Quindi ci si è spinti a dire come noi possiamo ragionare in questi termini, e se l'esperienza maturata nell'ambito internazionale con la certificazione Fair Trade potesse in qualche modo costituire una risposta, insomma, possibile. I problemi appunto sono migliorare le condizioni di vita dei produttori. Tra l'altro, appunto, anche da noi sempre più spesso i produttori si lamentano che non riescono a coprire i costi di produzione con i prezzi di mercato, e questo non è un problema secondario, nel senso che senza voler pensare che i produttori agricoli in Italia siano non mi viene un termine migliore, ma comunque delle persone cattive che vogliono sfruttare gli altri, spesso invece quello sfruttamento origina dal fatto che per tentare di star dentro ai costi e quindi poter dare un prodotto che in qualche modo non comporti una perdita, bisogna che qualcun altro paghi quel costo, e quindi lo pagano i lavoratori, lo paga l'ambiente, lo paga qualcun altro. E quindi questo è un aspetto che noi abbiamo considerato anche in questo caso centrale nel ragionamento, quello di che un sistema deve pretendere che vengano rispettate certe regole, deve anche dare ai produttori la possibilità di avere riconosciuto un prezzo equo, un prezzo giusto per il proprio lavoro. Poi maggiori opportunità di accesso al mercato, appunto un prezzo giusto per i produttori, il tema della giustizia sociale, rispetto delle persone e dell'ambiente, e appunto anche in questo caso ci siamo chiesti se la possibilità anche qui non fosse quella di creare un'alleanza fra il mondo di chi produce e il mondo dei consumatori, cioè di mettere insieme i produttori più attenti e rispettosi di certi valori e i consumatori più consapevoli e più responsabili. Quindi ci è sembrato che questa idea potesse reggersi anche per quanto riguarda il contesto italiano. Appunto, il contesto è un po' questo, insomma, fenomeni diffusi di sfruttamento del lavoro. Prima citavo alcuni esempi che sono quelli che sono balzati all'onore delle cronache, ma in realtà ci sono dei dati, delle ricerche, insomma, degli studi, per cui il fenomeno del caporalato, per esempio, non è circoscritto ad alcune aree del territorio italiano, è un qualcosa che ormai si sta diffondendo in maniera spaventosa sul nostro territorio, sintomo appunto di una tendenza che in qualche modo bisognerà frenare, bisognerà bloccare. Ci sono sempre più spesso lungo le filiere di produzione, anche agricola e negli snodi centrali, infiltrazione della criminalità organizzata, per esempio, altro fenomeno che in Italia è molto presente. Impatti ambientali. Il settore agricolo produce in Italia, ci sono dati un po' vecchiotti ma non credo sia cambiato di molto, il 6,6% delle emissioni di gas serra proviene dalle attività agricole, ed è il primo settore produttivo, perché quello che produce di più è la gestione dei rifiuti. Quindi a livello di produzione, il settore produttivo che produce più emissioni di gas serra è l'agricoltura tradizionale, attraverso l'uso dei fertilizzanti. Il 55% del protossido di azoto che viene prodotto, e che è uno dei tre, diciamo, gas serra più pericolosi, origina dall'agricoltura e soprattutto dall'utilizzo di fertilizzanti in maniera non controllata. E anche le emissioni di metano sono elevatissime, provengono prevalentemente dagli allevamenti e anche dalle risaie, e
appunto spesso, come dire, provengono dalle dejezioni degli animali che spesso non vengono trattate come si dovrebbe. Altri problemi che riguardano il settore agricolo e agroindustriale sono fenomeni di adulterazione, anche qui spesso, sempre più spesso in questi ultimi anni sono stati raccontati, insomma, fenomeni di sofisticazione, di vere e proprie frodi alimentari, nonostante l'Italia sia considerata uno dei paesi con una migliore tradizione nel campo dell'agroalimentare, pur tuttavia esistono questi problemi. E sicuramente quello che accennavo prima, ovvero il prezzo ai produttori che spesso non copre neanche i costi, si associa anche però con una catena del valore totalmente distorta, cioè al produttore primario va pochissimo, però questo non significa necessariamente prezzi bassi al consumatore. Molti soggetti che operano lungo le filiere di produzione in realtà si appropriano di una bella fetta del valore aggiunto, quindi anche qui il ragionamento da fare è quello di come ristrutturare la catena del valore affinché premi soprattutto chi produce, o perlomeno in maniera giusta anche chi produce all'inizio, e non si scarichino invece su quell'anello debole della catena tutta una serie di inefficienze o di fenomeni che si manifestano lungo le filiere. Io qui volevo fare un esempio appunto di questa cosa, dicendo che anche da Padova, io vengo da Padova, quindi ci tenevo a dire che anche da noi non è che basta aprire gli occhi per vedere che ci sono dei problemi. C'è uno studio, un rapporto della FLAI CGL che su agromafia e caporalato, che dice che anche nella provincia di Padova, nel periodo della raccolta della frutta, quindi mele, pere e anche delle patate, vengono impiegati lavoratori immigrati in condizioni molto gravi, definisce questo rapporto. Quindi cioè, noi spesso appunto ignoriamo quel tipo di realtà, però insomma alla fine andiamo al supermercato, compriamo i prodotti, li consumiamo, e se ci fosse un qualche modo di distinguere, diciamo, di avere una qualche garanzia che alcuni prodotti sono stati più controllati da questo punto di vista rispetto ad altri, magari molti di noi cercherebbero di orientarsi su quello. Un altro fenomeno è quello di che insomma c'è stata una presa di posizione anche pubblica da parte di un'azienda di produzione della provincia padovana, che ha deciso di distruggere la propria coltivazione di mele, perché in quel momento sul mercato venivano quotate 2 o 3 centesimi al chilogrammo a fronte di costi di produzione che nel totale arrivano a 25 centesimi al chilo, quindi cioè solo per raccoglierli avrebbe dovuto spendere 10 centesimi al chilo, quindi come fai? A quel punto hanno fatto un'iniziativa pubblica convocando giornalisti e hanno deciso di procedere alla distruzione, perché era un segnale per dire: guardate che noi in questo sistema non ce la facciamo, insomma. Questo riguarda un po' tanti prodotti. Parlavo settimana scorsa con dei produttori della Calabria che appunto dicevano che anche lì le arance il mercato gliele paga 5 centesimi al chilo. Ma 5 centesimi al chilo è una cosa che non... Cioè poi alla fine tu li trovi in commercio a 1 euro, ben che vada 1,30 euro, insomma, non è che... A quel prezzo ovviamente per la raccolta come fai? Questa azienda tra l'altro ha un'esperienza molto bella che secondo me andrebbe valorizzata, è riuscita a, come dire, a contrattare con alcuni soggetti, riesce a imporre in qualche modo il prezzo, ha detto: no, io sotto i 40 centesimi io non ci sto, ma 40 centesimi è 8 volte tanto, cioè quindi... Non è che la differenza sia banale. Ecco, a fronte di questi problemi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a un sistema di certificazione che affronti questi problemi e che cerchi di dare nel suo insieme una risposta a tutta una serie di fenomeni. E quali sono gli obiettivi quindi di questa iniziativa? Il primo obiettivo, che può essere magari non immediatamente percepibile,
è quello di individuare un insieme di criteri che costituiscano poi il punto di riferimento di che cosa si parla quando si parla di sostenibilità delle produzioni agricole, diciamo, comunque delle filiere agricole o agroalimentari. Perché così come è successo per il fair trade a livello internazionale, chiunque voglia parlare di commercio ecosolidale deve misurarsi con quello che è lo standard definito a livello internazionale e condiviso da tutti i paesi che usano il sistema fair trade. Quelle sono le regole, e se tu vuoi dire che i tuoi prodotti sono ecosolidali, ti devi misurare con quelle regole lì. Non puoi dire: ah, io applico le mie e dico che sono, i prodotti sono ecosolidali ugualmente. No, quindi mi devo misurare con un insieme di regole. E noi, la prima cosa che ci siamo detti è: noi dobbiamo definire quali regole sono quelle giuste, quelle, no, il minimo di quelle che possono essere accettabili per definire un prodotto fair trade o comunque sostenibile. Perché molte aziende tendono a dire, magari a mettere un marchietto in cui dice: io ho verificato che ti dico che la mia filiera è costruita in un modo sostenibile, però chi è che va a controllare? Qual è il soggetto terzo che può confermare che è proprio così? Diventa una pura operazione di marketing, oppure magari è anche vero, ma insomma, se c'è un soggetto terzo che lo certifica, è meglio. Volevamo avere uno strumento anche per indurre le aziende a far evolvere i propri sistemi produttivi nel senso di una maggiore livello di sostenibilità. Quindi l'idea è quella, sì, di mettere in piedi un sistema di certificazione, ma anche di operare a contatto con le aziende per farle evolvere. In particolare, quello a cui noi pensiamo è definire dei criteri che siano, da un lato, criteri minimi al di sotto dei quali non può scattare la certificazione, ma anche dei criteri ulteriori di accompagnamento, in modo che le aziende possano gradualmente migliorare ulteriormente i propri livelli di sostenibilità nei vari aspetti che noi abbiamo considerato. Ovviamente poi c'è il tema della riconoscibilità delle buone pratiche agricole, quindi per noi un sistema di fair trade a livello locale significa anche dare alle aziende una modalità per distinguersi dalle altre. Quindi le aziende più virtuose possono avere titolo per dire: guardate che noi ci differenziamo rispetto all'azienda di produzione tradizionale, il mio pomodoro è fatto rispettando determinati requisiti, determinati criteri, e questo è un marchio distintivo che può tradursi poi in un fattore di maggiore competitività sul mercato. Ovviamente questo va di pari passo con l'idea di definire un marchio di garanzia per i consumatori, cioè io consumatore a quel punto, quando faccio la spesa tutti i giorni, posso avere uno strumento che mi dice: guarda, questo prodotto è stato controllato, quello a fianco io non dico che sia fatto, diciamo, che abbia impiegato manodopera schiavizzata, piuttosto che, no, però ti dico che nessuno l'ha controllato, quindi tu consumatore ti devi prendere anche la responsabilità di fare delle decisioni, di prendere delle decisioni. Appunto, l'impostazione del lavoro che abbiamo scelto è quella di avere un'impostazione multidimensionale, quindi di vedere la sostenibilità in termini integrali, quindi sostenibilità sociale, ma anche sostenibilità ambientale. Il tema della sostenibilità economica, che ripeto per noi è un pilastro, e poi il tema dell'etica applicata al settore produttivo, insomma, dove abbiamo assolutamente bisogno di recuperare un senso profondo di come un sistema di produzione si innesta in un contesto sociale e quindi non sia un soggetto avulso che opera secondo delle proprie regole, ma in qualche modo tenda anche a stare dentro un contesto e operare secondo dei principi etici. Il nostro è anche un approccio multi-stakeholder, quindi che prende in considerazione tutti i portatori di interesse di una determinata attività, che sono riassunti in maniera
sintetica e schematica, però insomma, lavoratori, comunità locali, consumatori, le istituzioni locali presenti sul territorio, ma anche, l'abbiamo voluto mettere, le generazioni future, perché attraverso, come dire, il rispetto di determinati criteri di sostenibilità ambientale, noi siamo in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente e quindi in qualche modo diamo opportunità anche alle generazioni future di poter usare le stesse risorse che noi stiamo usando. In che cosa consistono? Qui entriamo un po' più nel dettaglio, non molto, ma se poi lo chiedete possiamo spingerci ulteriormente nel dettaglio di cosa significa tutelare i lavoratori piuttosto che nel nostro approccio, piuttosto che altre tematiche. Però ecco, la sostenibilità sociale per noi contiene alcune tematiche principali, che sono la tutela dei lavoratori, un coinvolgimento più, come dire, partecipativo delle comunità locali nelle decisioni anche delle aziende private, perché le aziende hanno, come dire, prendono decisioni che in qualche modo impattano con il territorio, con il contesto circostante, quindi è giusto che ci sia un coinvolgimento. Il tema dei diritti umani, che sembra che lo possiamo dare per scontato, ma così in realtà non è, e quindi è un tema che va comunque presidiato, e la concreta, soprattutto la concreta realizzazione, non solo l'enunciazione dei diritti umani, ma la concreta realizzazione dei diritti umani è un qualcosa che va comunque presidiata dal nostro punto di vista. E la tutela della salute e sicurezza, pensata in termini generali, sia per quanto riguarda gli operatori, sia per quanto riguarda i consumatori, sia per quanto riguarda chiunque di noi. Quindi la tutela della salute e sicurezza come elemento importante da presidiare. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, dentro quel capitolo del disciplinare che stiamo scrivendo, che è quasi completato, ma ancora la prossima settimana credo avremo le ultime riunioni per definire il quadro completo, anche qui riassumo rapidamente i tre filoni che noi abbiamo visto, ma poi questi a loro volta hanno tutta una serie di criteri di dettaglio al proprio interno, quindi riduzione delle emissioni inquinanti, la tutela delle risorse naturali, quindi acqua, terra e suolo sostanzialmente, e il tema del risparmio energetico, quindi sia del minor consumo sia della produzione di energia da fonti rinnovabili piuttosto che uso di fonti fossili o tradizionali. Poi sulla sostenibilità economica, il tema principale è appunto quello di riconoscere un prezzo equo per i produttori, e quindi qui stiamo cercando di capire, e chiedo anche a voi se nella vostra esperienza magari avete qualche suggerimento da darci, perché siamo sempre ghiotti di contributi, di suggerimenti, di proposte su come andare a calcolare i prezzi, quello che sia un prezzo di riferimento equo per ciascun prodotto, perché ovviamente il prezzo equo è quello che riconosce, sia copre tutti i costi di produzione di un'azienda media, ovviamente bisogna fare medie, si riesce comunque anche a consentire a quell'azienda di sopravvivere e quindi di riprodurre il proprio essere azienda, quindi dei margini che gli consentano di fare nuovi investimenti, di migliorare ulteriormente la propria efficienza, insomma tutta una serie di elementi, e quindi qui in realtà su questo aspetto stiamo ancora ragionando e approfondendo con esperti e con insomma anche speriamo che di riuscire a coinvolgere anche il mondo accademico per riuscire a mettere in piedi un modello che sia sufficientemente agile per arrivare a definire poi per ogni prodotto un prezzo che sia riconosciuto come un prezzo equo. Quindi se qualcuno di voi ha dei suggerimenti ne possiamo discutere dopo. Un altro elemento della sostenibilità economica, che anche questo abbiamo ripreso dall'impostazione del commercio consolidale, è quello di relazioni che non siano mordi e fuggi, ma che siano relazioni economiche durature. Quindi il rapporto tra un produttore e
un intermediario o comunque il suo compratore, il soggetto che, con cui lui entra in rapporto, siano rapporti basati su una reciproca, come dire, convenienza da un lato, ma anche su un supporto che contribuisca a far sì che questa relazione si sviluppi nel tempo e si approfondisca. Questo è quello che poi consente molte aziende di poter fare, di programmare appunto nuovi investimenti piuttosto che un'offerta di prodotti più importante, più adeguata. Poi c'è il tema appunto del sostegno dei produttori e quindi consentire ai produttori anche di migliorare la propria produzione, di rispondere a quelle che sono le esigenze mutevoli del mercato e che però magari non riescono a fare da soli, hanno bisogno, come dire, di attività di assistenza tecnica piuttosto che attività di formazione o piuttosto che proprio attività di supporto anche di tipo economico attraverso l'accesso al credito piuttosto che altri strumenti. Il tema dell'etica, all'interno di questo capitolo noi abbiamo messo insieme una serie di elementi, da un lato l'attenzione ai consumatori in termini di trasparenza, di tracciabilità, tutta una serie di elementi, il tema dell'assicurare che fra le imprese ci sia una concorrenza basata su comportamenti di lealtà e una barriera e un contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei vari aspetti delle filiere produttive. Anche qui stiamo cercando di mettere insieme tutta una serie di proposte di cui il mondo dà libera a altri operatori, insomma, che si misurano quotidianamente con questi aspetti, ha sviluppato, e quindi noi vorremmo recepire dentro una serie di indicazioni, pur sapendo che esperienze come quella che citavo prima di Libera non abbiamo la pretesa di sovrapporci a quella cosa lì, cioè loro hanno sviluppato un percorso che è molto più approfondito di quello che potremmo fare noi, però vorremmo cercare di diffondere alcuni di quei principi anche e di applicarli anche a degli ambiti che sono ambiti più tradizionali. Come stiamo pensando di sviluppare il sistema di certificazione? Innanzitutto noi pensiamo che questo sistema, essendo un sistema di certificazione volontaria, quindi nessuno obbligherà nessuno a certificarsi local fair trade, però noi crediamo che questo possa tradursi in un'opportunità anche per le aziende, come ricordavo prima, di avere degli elementi di maggior competitività, quindi di misurarsi con questa iniziativa nostra, intuendone anche dei vantaggi che potrebbero averne sul mercato. Quindi se questa diventa una certificazione volontaria, il primo passo è che un'azienda entri nell'ottica di essere lei il primo soggetto a mettersi in movimento, quindi l'idea dell'autovalutazione, cioè di un'azienda che per prima cosa si misura con questo standard e provi a identificare ad esempio quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, dove ha più bisogno di intervenire in alcuni meccanismi produttivi, organizzativi o quello che sarà, per essere più rispondente e più conforme a determinati requisiti. Darsi anche degli obiettivi, ovviamente. Un'azienda appunto entra in un sistema, non deve farlo in termini solamente passivi. Io sto qua, aspetto quello che viene a controllarmi, magari cerco, come dire, di ridurre al minimo i rischi che trovi qualche cosa, però mi fermo lì. No, devi anche darti degli obiettivi, cioè la sostenibilità che noi vogliamo promuovere è proprio questa, è una sostenibilità che non finisce mai, quindi che c'è sempre un qualche miglioramento che può avvenire, e quindi questo passa attraverso appunto l'individuazione di obiettivi. E poi anche l'adozione di strumenti ovviamente interni di controllo che possono essere utili, magari non necessari, però utili per tenere tutta questa massa di criteri o di regole sotto controllo.
Dall'altra parte ovviamente non possiamo prescindere dall'idea di un audit esterno, quindi di un controllo esterno, perché questo è l'elemento che ci dà, come dicevo prima, che ci dà garanzia, che ci permette di offrire ai consumatori una garanzia che quel prodotto che poi loro acquisteranno e che porta quel marchio e quella certificazione abbia dietro un sistema che in qualche modo verosimilmente, ne parlavamo ieri, i sistemi di certificazione non sono ovviamente infallibili. Ci sono stati e ci saranno situazioni in cui magari a qualcuno possono venire dei dubbi. La mia posizione è che un prodotto che qualcun altro ha verificato mi dà comunque più garanzie di un prodotto che nessuno ha verificato. Quindi senza nessuna pretesa che poi non ci siano magari scivoloni o comunque... che questa garanzia possa non avere, diciamo, sempre comunque un rispetto così rigoroso, però quello a cui pensiamo è appunto un sistema di un qualche controllo esterno che noi abbiamo ipotizzato possa essere anche molto flessibile, ovvero, cioè, per determinate tipologie di aziende può essere più opportuna la classica certificazione di terza parte, cioè il soggetto certificatore che viene, fa la sua ispezione, fa il suo report. Ma è possibile anche pensare a sistemi più misti o comunque sistemi di garanzia partecipata di cui ci sono esperienze in giro, ovvero soggetti del territorio che danno un proprio contributo a questo processo di verifica. Quindi questa è una delle linee su cui ci stiamo muovendo. Un altro elemento che ci sembrava importante è sottolineare un principio di equivalenza, perché esistono già in alcuni ambiti delle certificazioni settoriali. Io qui riassumevo per esempio la certificazione SA8000, non so chi di voi la conosce, è una certificazione incentrata sul rispetto dei requisiti del lavoro stabiliti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla ILO. Quindi è un sistema di certificazione che guarda a quell'aspetto lì. Ci sono alcune aziende in Italia, lo stesso sistema Coop Italia adotta quel tipo di certificazione, che però appunto guarda solo l'aspetto dei rapporti di lavoro. Ovviamente in aziende che possono avere già acquisito alcune certificazioni, la ISO 14001 per esempio riguarda gli aspetti prevalentemente ambientali. Il fatto di avere già alcune certificazioni può essere utile, nel senso che non vengo più a controllarti quegli aspetti lì, perché tu sei in grado di produrmi un'altra certificazione esterna che mi dice che tu sei a posto. Però, come dire, dopodiché la devo vedere nell'ambito più generale, più complessivo dell'impostazione che noi abbiamo dato, che, come ricordavo prima, è un'impostazione multidimensionale. E comunque sempre nell'idea che la verifica, il momento di verifica, è l'elemento che dà il valore aggiunto nei confronti del consumatore e una ragionevole garanzia. E il punto del marchio è un altro delle linee di lavoro che stiamo sviluppando, e perché riteniamo che, è abbastanza intuibile, perché riteniamo che un marchio sia un elemento indispensabile del sistema, perché da un lato consente appunto alle aziende di comunicare qual è il loro impegno rispetto all'impostazione del sistema e quindi a un modello di produzione sostenibile, e dall'altro consente di identificarsi, di distinguere il proprio prodotto e di utilizzare quel marchio come un fattore di competitività. Dall'altro, per i consumatori è altrettanto evidente che il poter avere dei prodotti che espongono un marchio di garanzia induce i consumatori a una scelta. Come ricordavo prima, io devo scegliere a quel punto se comprare l'arancia certificata, che magari può anche essere, probabilmente sarà, che mi costa un po' di più. Però la mia coscienza mi dice che forse sono soldi ben spesi. È quello un po' che viene definito come votare col portafoglio. Cioè, io cittadino, sono cittadino e non scelgo solo quando vado a votare o solo quando, non so,
in altre situazioni simili. Scelgo quotidianamente attraverso scelte di consumo, di stili di vita e una serie di altre cose. Quindi il marchio servirà verosimilmente a questo. Magari lo vediamo fra un attimo. Io torno a stimolare da parte vostra domande. È un'opportunità per le aziende per accrescere il proprio brand, perché io metto sul mercato un prodotto migliore degli altri, quindi nell'immaginario il brand è quell'emozione vibrante nella mente della gente e quindi mi accresce quel brand che a me fa comodo per la mia azienda. Quindi è importantissimo. Questo è sicuramente una possibilità. E quindi certo. Posso attirare più clienti, visto che siamo entrati nell'economia delle emozioni, non si vende il prodotto e basta, ma si vendono le emozioni, quindi questa è un'occasione. Altri? Sì. Sì, io ho un dubbio. Per quanto riguarda la certificazione Italia, è circoscritta solo a prodotti agroalimentari? E, insomma, visto che nel commercio equo solidale internazionale c'è anche l'artigianato, piuttosto non so che... prodotti provenienti dal settore tessile, eccetera. Avete intenzione, insomma, in un paese come l'Italia, dove magari l'artigianato è una fetta importante dell'economia, che tra l'altro subisce anche come dire, un peso importante da parte della crisi, di aumentare la certificazione, cioè di accrescere la certificazione e di porla anche su altri tipi di prodotti? Sì, allora, diciamo, noi abbiamo fatto una scelta inizialmente di mettere in piedi un sistema con queste caratteristiche, cercando di contenere la complessità, non che, che mettere in piedi un sistema di questo tipo non abbia un livello anche piuttosto alto di complessità, però sicuramente concentrarsi sul settore agricolo in primis, perché è un settore sicuramente che sta molto, è molto più in sofferenza rispetto ad altri, e poi su tutta la filiera, perché i soggetti che noi andremo che dovranno ricadere dentro questo sistema non sono solo i produttori agricoli, ma anche gli altri elementi, gli altri componenti della filiera, perché ci siamo posti il problema, sì, allora se parlo di arance, diciamo che il 90% della sostenibilità di un'arancia si fa sul campo, no? Poi sì, ci sono i trasporti, però no. Il 90% sta lì. Ma quando io parlo di prodotti trasformati, se ti metto un marchio di garanzia che mi dice che quel prodotto ha in sé e rispetta i criteri di sostenibilità ambientale, ad esempio, se guardo solo la produzione delle materie prime, forse mi sfugge qualcosa, no? Quindi ho bisogno anche di offrire la stessa garanzia al consumatore anche per quanto riguarda i processi di produzione, di trasformazione e quant'altro. Quindi già così è molto complessa. L'idea di allargarla ulteriormente ad altri settori lo abbiamo congelato come progetto, nel senso che ci siamo detti, nel momento in cui questa cosa qua sarà... cominceremo ad applicarla, cominceremo a vedere anche come rispondono i consumatori. Siamo in un momento anche di crisi profonda dei consumi, quindi sto per raccontarvi un po' nelle prossime slide come noi abbiamo valutato che ci possa essere uno spazio per questo tipo di iniziative. Però insomma è un periodo in cui abbiamo anche bisogno di verificarle poi queste cose, queste teorie sulle quali ci siamo basati. Quindi una volta che avremo capito come funziona il sistema per i prodotti delle filiere agroalimentari, nulla ci vieta poi di ampliare la gamma delle tipologie di prodotti che possono rientrare, con le dovute ovviamente modifiche al sistema, perché parlare di aziende di produzione primaria è diverso che non parlare appunto dell'artigianato piuttosto che di altre cose, però questo non ci vieterà di pensare poi ad un successivo ampliamento del sistema. Altre osservazioni? Vado.
Appunto, questa slide sul consumatori e mercato riassume un po' alcuni elementi che noi della nostra analisi che ci sono sembrati perlomeno incoraggianti, insomma. Dicevo prima, nonostante siamo in una fase di contrazione dei consumi dovuta alla crisi che si sta approfondendo quasi direi sempre di più, parallelamente noi abbiamo visto che quella contrazione dei consumi generali convive con alcune tendenze che tuttavia mostrano un'evoluzione positiva, ad esempio un'attenzione del consumo verso aspetti di tipo salutistico ci viene in qualche modo confermata dal fatto, dalle statistiche di vendita di prodotti biologici che sono comunque in controtendenza rispetto al consumo in generale, quindi i prodotti biologici, la vendita dei prodotti biologici sta crescendo e quindi questo ci dice un qualcosa rispetto che in un momento di crisi comunque quello è un aspetto a cui si tiene, insomma, sempre più persone si sensibilizzano rispetto a quel tipo di scelta, così come anche le stesse statistiche sulla vendita dei prodotti ecosolidali. Qui vi mettevo la percentuale media degli ultimi 3 anni, gli ultimi 3 anni, insomma, che parliamo del 2011, 12 e 13, perché anche qui non ho i dati del 2014, ma insomma sono stati 3 anni di continuo approfondimento della spaccatura dovuta alla crisi, e pur tuttavia le vendite sono cresciute di oltre il 15%, che non è esattamente pochino, se pensiamo che appunto i prodotti, la contrazione dei consumi in generale è del 3-5%, insomma, a seconda dei vari settori. Poi i temi etici, anche quelli sono presidiati da un marchio come Libera Terra, che è in una evoluzione, quindi vuol dire che anche lì, o in particolare lì, si vede che quel valore che Libera Terra interpreta, che è un presidio di legalità in territori difficili governati da organizzazioni criminali e mafiose, trova, come dire, appoggio da parte magari di una nicchia che via via si sta ingrandendo, però vuol dire che comunque è un elemento che come dire, induce i consumatori a porsi delle domande e a provare a dare qualche risposta. Poi i temi del legame col territorio, sono venuti avanti con tutta la discussione che si può fare a proposito dei prodotti a chilometro zero, che in sé per sé c'è chi dice il chilometro zero non ti dice nulla, insomma quel prodotto può essere pieno di pesticidi e solo perché lo fanno di fianco a casa tua, che è anche peggio, tu lo prendi perché è a chilometro zero, insomma. Però diciamo, in linea generale viene interpretato come un sintomo di attenzione a quello che avviene sul territorio, quindi io abito qui e poi voglio comprare quel formaggio che viene prodotto qui piuttosto che altre cose. Anche queste sono tendenze che sono state già recepite dalla grande distribuzione, che evidenzia sugli scaffali che quel prodotto è un prodotto del territorio, per esempio. Non so se vi è mai capitato, ma a me è capitato. Quindi significa che comunque anche lì c'è un elemento di come dire, sensibilità. Il tema del rapporto diretto con i produttori, il fenomeno dei gas, che anche questo è un fenomeno sicuramente ancora molto di nicchia, però anche questo scrivevo in fondo che oggi, e per oggi dico anche qui con dati di oltre un anno fa, il numero dei gas censiti, perché poi ci sono quelli che non aderiscono al forum nazionale dei gas, sono circa 1 migliaio e sono più del doppio del 2008, di quando cioè è iniziata la crisi, quindi ci sono dei meccanismi, come dire, poi anche lì magari dentro il mondo dei gas c'è un po' di tutto, no? Perché c'è chi vuole solo risparmiare, c'è chi vuole avere un rapporto diretto con i produttori, insomma c'è un mondo variegato, quindi, però insomma sono alcune linee di tendenza che a noi è sembrato opportuno evidenziare. Il tema dei consumatori appunto è cercare di lavorare sul fronte, sulla sensibilità dei consumatori affinché diventino appunto dei consumatori
attori di cambiamento, cioè usare il consumo come uno strumento del cambiamento della realtà che ti circonda e ovviamente cercando di migliorarla in qualcuno degli aspetti. Quindi io sono arrivato anche un po' alla conclusione, non so il tempo come sia. No, l'ho spento, quindi che ore sono? E più o meno siamo, magari poi non so se c'è una pausa prima della discussione. Comunque appunto, in conclusione, l'idea di mettere in piedi uno strumento di questo tipo risponde al desiderio di rilanciare un modello che sia un modello di economia civile, quindi che riprenda alcuni temi della, insomma, in cui l'economia sia a vantaggio delle persone e non le persone al servizio dell'economia. La preservazione dei beni e dei beni comuni immateriali per noi è un elemento sicuramente che ha una valenza culturale e mi verrebbe da dire anche una valenza politica. E l'idea appunto è che il tema del diritto all'accesso al cibo, che comunque ad esempio farà parte anche nei prossimi mesi dei lavori di Expo, in cui si parlerà molto insomma di queste tematiche legate alla crescita della popolazione e quindi alla necessità di far fronte a un incremento dei consumi e della necessità di produzione, questo tema non può andare a scapito poi di una serie di altri aspetti che secondo noi sono altrettanto importanti, che sono i diritti in generale, diritti fondamentali come quelli di chi lavora e di chi appunto ha diritto di ricevere un prezzo giusto per la propria attività, di mangiare un cibo possibilmente sano, non ultimo il diritto a riprodurre le proprie sementi che attraverso le scelte dell'OGM rischiano appunto di, come dire, togliere ulteriore autonomia al mondo della produzione, e sicuramente il diritto a vivere in un ambiente sano. Ecco, io qui interromperei la discussione, quindi anzi avvierei la discussione, perché la presentazione in qualche modo riassume un po' tutte le cose su cui abbiamo fino ad oggi. Dimmi. È una domanda. Sì, diciamo che è una domanda. Io penso di essere abbastanza sensibile a questo genere di argomenti, eppure Fair Trade, per quanto io l'abbia visto magari, mi sembra come che se non ci sia una campagna pubblicitaria o comunque di sensibilizzazione sufficiente riguardo a questi temi. Cioè, io credo che la gente che è già sensibile riguardo alle tematiche ambientali, magari attraverso gli strumenti di internet e di giornali o passaparola, riesca a, diciamo, vederci un po' più chiaro, ma che la gente magari comune, o che non ha tempo di informarsi, o che per diciamo varie vicissitudini non ha questa opportunità, sia, non dico all'oscuro, però abbia più difficoltà a destreggiarsi nel... Quindi io credo che oltre a queste attività, cioè, sia indispensabile e necessario cominciare con una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione più forte. E in che senso magari siete già orientati, cioè se già era un desiderio, diciamo una strategia che avevate intenzione di mettere in campo? Sì, allora, il tema della comunicazione è un grosso tema, nel senso che purtroppo la forza che ha il movimento Fair Trade in Italia in questo momento è molto diversa, come dicevo prima, dalla forza che può avere in altri paesi, soprattutto del centro e nord Europa, dove su queste tematiche c'è stata
non so, ci sono stati un insieme di fattori che hanno fatto sì che la diffusione dei prodotti, dell'idea, dei valori e della conoscenza appunto del sistema Fair Trade sia stata molto molto più profonda rispetto a quanto non sia avvenuto in Italia. In Italia stiamo avendo, tra l'altro l'Italia non è, cioè parliamo dell'Italia, ma l'Italia sono almeno tre Italie insomma in cui abbiamo a che fare come mondo Fair Trade. E nel nord Italia l'esperienza che io vivo è insomma di un sistema che ancora soffre di questi problemi che tu accennavi prima, quindi di una conoscenza un po' quando c'è è una conoscenza abbastanza approssimativa, ecco, insomma, e non profonda del sistema. Già in Italia del nord, via via che scendiamo la cosa tende, come dire, a svanire un po', perché sono minori le aziende coinvolte, sono minori i canali attraverso cui tu trovi i prodotti, quindi è purtroppo c'è una realtà italiana che non ci agevola il compito. Dall'altra parte tu dici alcune campagne di comunicazione più incisive potrebbero servire, in realtà lì il problema è che non ci sono le risorse economiche per poter accedere ai grandi canali di comunicazione. Cioè, un'azienda che vuole promuovere un suo marchio lo fa investendo fior fior di capitali che il mondo Fair Trade non ha, cioè, proprio perché non riesce a muovere in questo momento una sufficiente mole di prodotti, quindi le prima non ve ne ho parlato, ma sostanzialmente ogni volta che viene concesso in uso il marchio Fair Trade alle aziende, ovviamente le aziende pagano una sorta di commissione che è commisurata ai prodotti che poi effettivamente riesce a vendere, no? Quindi c'è una sorta di scommessa sul fatto che tu azienda metti in vendita quel prodotto, più vendi tu più paghi delle commissioni che sono una percentuale infinitesimale del prezzo di vendita, ma insomma c'è. Quindi ovviamente il sistema si sviluppa, quanto più si sviluppa il consumo tanto più il sistema può drenare una serie di risorse per fare iniziative eccetera. L'unico strumento consolidato di comunicazione che c'è all'interno del mondo fertile è una volta all'anno viene fatto, l'unico, il principale, ce ne sono altri, ma insomma, viene fatto una volta all'anno nel mese di ottobre una iniziativa che si chiamava, come si chiamava? Quest'anno si chiama The Power of You, cioè il potere che hai tu sostanzialmente, che è una campagna tra l'altro concordata a livello almeno europeo, credo. E, quindi una campagna di 2 settimane di promozione del commercio consolidato, in cui vengono fatte promozioni anche sia nei supermercati, nei bar, insomma, in cui si parla di più e quindi sulla stampa escono comunicati stampa, cose, cioè in qualche modo riusciamo ad accedere. Ma se pensiamo a un passaggio in televisione per dire uno in cui non fai assolutamente nulla, sono costi che al momento non riusciamo ad affrontare. Viceversa, e qui sta un po' anche un elemento, se vogliamo, di forza da un lato, ma di sostanziale poi debolezza, se possiamo dire, è che all'interno del mondo Fair Trade ci sono quelle organizzazioni che ricordavo prima, che hanno milioni di, cioè sono diffuse nel territorio, hanno milioni di aderenti, ACLI, ARCI, insomma, Legambiente. E lì, insomma, dobbiamo mettere a punto ancora dei sistemi perché attraverso quei canali si riesca a fare una comunicazione più capillare e a far arrivare anche a tutti i soci, insomma, un'informazione. Si fa, ma non si fa in maniera molto sistematica, ecco. Comunque il punto è sicuramente l'attenzione e tra l'altro l'idea è quella di, se ci riusciamo, di arrivare proprio in tempo prima della chiusura di Expo a presentare in quel tipo di contesto dove magari si cercherà di parlare di sostenibilità in termini tutt'altro molto diversi magari da quelli che noi stiamo dicendo, noi vorremmo invece portare dentro quel contenitore, visto che c'è, insomma, che avremo a che fare con quel tipo di evento, di portare lì dentro questo nostro valore, quindi lì andare a dire per noi sostenibilità vuol dire questo e chi parla di sostenibilità dovrebbe misurarsi con questo. Quello può darci anche probabilmente un po' di risalto in più, insomma. Adesso è ancora prematuro perché, ripeto, è un progetto su cui stiamo lavorando e che
anche lì insomma non abbiamo molte risorse da investire su questa cosa e quindi dobbiamo fare un po' le nozze con i fichi secchi, insomma, sostanzialmente. Certo, iniziative come questa per esempio dovrebbero servire anche a questo, cioè a trovare dei poli sul territorio che magari possono essere un domani interessati, questo me lo direte voi, a lavorare su queste tematiche. Adesso se vogliamo poi entrare nella discussione di come coniugare il tema dello sviluppo locale più concretamente qui con queste cose che io vi ho illustrato, insomma, ci sono vari piani di lavoro su cui si potrebbe cominciare a ragionare, già su quello dell'uso dei prodotti fair trade tradizionali, perché può essere una fonte anche quella di ispirazione, insomma. Ad esempio io ho visto che c'è uno delle torrefazioni che sono licenziatarie del marchio, una torrefazione qua della provincia di Taranto, quindi non so dove venda, magari esporta, non lo so, questo. Però ci sono alcuni soggetti coi quali si potrebbe iniziare a costruire rete e quindi anche iniziative, diffusione. Niente, forse la risposta l'ho già avuta nell'ultima parte dell'intervento. Ma faccia comunque la domanda. E la domanda è: le sinergie e le strategie necessarie per impostare sul territorio il discorso fair trade? Non so se se ne parlerà nel prosieguo dell'incontro, giusto per stimolare un po' la possibilità di mettere in pratica quello che poi si ascolta e soprattutto quando è importante come oggi, insomma. Dovremo passare alla fase operativa e vedere come fare. Esatto, io questo dovrebbe proprio essere l'oggetto non di una mia, come dire, comunicazione, ma di una discussione che nasce da voi, insomma, perché io come mia voglio raccogliere il suo spunto e quindi le posso dire. Dal mio punto di vista ci sono tre aspetti fondamentali che noi dovremmo prendere in considerazione. Il primo è l'aspetto culturale, cioè questa che io vi ho illustrato deve entrare anche nella discussione culturale, cioè bisogna cominciare a cambiare il proprio modo di guardare al modello di consumo che noi abbiamo. Ciascuno di noi ha in realtà, poi ognuno di noi fa le sue, come dire, ritaglia la sua mediazione in funzione della propria capacità, ma insomma ognuno di noi fa una scelta in base al proprio livello di sensibilità a queste tematiche. E questo è il primo aspetto, cominciare a ragionare in termini di diffusione di questi valori in termini culturali. Poi c'è l'aspetto di coniugare questo con l'ambito produttivo, trasferire quei valori dalla semplice discussione così bellissima che però ha un'applicazione pratica. Quindi ci sono alcune direttrici su cui si può lavorare, si può. E poi quello che ricordava lei prima, l'aspetto della comunicazione, perché tutto questo sta in piedi se i tre poli del sistema si chiudono in qualche modo. La produzione poi ha bisogno di comunicare, guardate, c'è questa possibilità, c'è questo prodotto, c'è. E si richiude il cerchio sulla cultura, perché poi tutto questo è un'attività che circola attraverso, secondo me, attraverso questi tre snodi fondamentali. Poi ci confrontiamo e sentiamo anche l'idea che avete voi, insomma. A me interesserebbe molto sentire come voi già rispetto a queste cose che vi ho raccontato vedete la possibilità o la difficoltà, insomma, di applicarla nel vostro contesto. Io, come vi dicevo prima, la parte di presentazione di tutte le nostre iniziative è conclusa e adesso volevo proporvi alcuni spunti, ma sono le mie proposte, vorrei che eventualmente poi le combinassimo con le vostre se avete un'idea diversa. Io avevo identificato un paio di punti di discussione che per cominciare a partire, come dire, calando tutto il ragionamento che vi ho illustrato prima sul contesto poi specifico in cui voi operate. Quindi il primo punto che vi voglio proporre come discussione è che percezione o che conoscenza voi avete del vostro territorio e delle entità che operano nel vostro territorio, ovviamente in relazione ai ragionamenti che abbiamo fatto, e quali dei soggetti attivi nel territorio potrebbero per voi essere punto di riferimento nell'ottica di sviluppare i valori e le proposte che vi ho illustrato e che sono quelle della nostra iniziativa sul fair trade, sia sul piano meramente culturale, quindi di diffusione dell'idea e condivisione degli obiettivi, sia invece sul piano
più concreto, operativo, economico, in modo da capire, sempre rispetto a quello che già esiste oggi o che in prospettiva potrebbe esistere un domani, un primo livello, insomma, di censimento di quelle che sono le vostre conoscenze, diciamo. C'era poi un altro elemento di discussione che non so se sviluppare già subito, quindi l'idea di, sempre pensando al vostro territorio, come pensereste nella vostra ottica di calarvi l'idea del fair trade, perché questo potrebbe migliorare lo sviluppo locale, quindi sia identificando gli ambiti di applicazione, quindi settori economici, come dicevo prima il settore alberghiero può essere, no, un'idea, applico quel tipo di prodotto, identifico la mia attività in quel tipo di contesto. Ci tenevo però a specificare che lo sviluppo non è solo sviluppo economico, certo c'è sviluppo di attività economiche, ma c'è soprattutto un'idea di sviluppo che ha a che fare con un'evoluzione positiva delle comunità locali, quindi ecco, nel concetto di sviluppo c'è anche la crescita culturale, di sensibilità su queste tematiche, che poi si porta dietro anche il tema economico più in senso stretto. Quindi io vi proporrei questi due ambiti di discussione per poi, una volta che concludiamo la discussione, ci dividiamo in gruppi di lavoro e anche lì io avevo qualche idea su come indirizzare anche il lavoro dei gruppi. Facciamo un lavoro di discussione un po' più serrata e di proposta, elaborazione di un'idea di proposta che poi magari ridiscutiamo insieme alla fine, insomma. Se voi avete qualche altra invece idea di come procedere nella discussione, ditelo, ora o mai più. Prego. Più che come procedere nella discussione, vorrei fare un intervento, diciamo così, alla luce dell'analisi fatta finora. Abbiamo analizzato appunto gli elementi caratterizzanti Fair Trade, gli elementi che hanno portato Fair Trade magari a diventare un marchio, una certificazione forte e anche sicura per determinati settori, partendo addirittura dal generale per arrivare al particolare, ossia Fair Trade magari è partita dai prodotti agroalimentari del sud del mondo e quindi è partita dal voler risolvere delle situazioni critiche anche, quindi non soltanto andare a certificare un prodotto agroalimentare, ma farlo anche con coscienza e quindi facendolo, diciamo così, in maniera sicuramente differente da altre aziende che offrono dei servizi. Arrivando appunto, e oggi ne stiamo parlando, a calare questi principi in realtà locali, il sistema paese Italia, e magari anche ad arrivare appunto, non lo so, alla produzione agroalimentare di La Terza piuttosto che alla nostra ceramica. E magari, non so, riuscire a capire come fare per, mi ricollego all'intervento fatto prima da Rosilde, cioè Fair Trade si occupa soltanto di certificare prodotti agroalimentari o anche altri prodotti o anche servizi. A me piacerebbe tanto riuscire a mettere insieme delle certificazioni, diciamo così, Fair Trade su vari ambiti, in vari livelli, restando sempre al territorio, e riuscire a capire se è possibile certificare il turismo sostenibile. Io credo che questa cosa sia fattibile, specie in un'area piccola, come quella di La Terza, ad esempio, dove con un lavoro sicuramente di Cesello e particolare si può andare ad intervenire nel settore agroalimentare o nel settore, appunto, in quelle che sono le nostre particolarità, peculiarità territoriali, l'agroalimentare, la ceramica, la nostra gravina, appunto, e riuscire a capire quali siano gli elementi che coincidono con gli standard Fair Trade per poter andare a certificare appunto un livello di turismo sostenibile, e quindi, ragionando al contrario, così certificando si può dare appunto al turista, in questo caso, un'accoglienza certificata e sostenibile allo stesso tempo. Detto questo, vorrei lanciare una
diciamo così, una proposta e anche una provocazione. Visto che Fairtrade non è sicuramente la solita azienda che va a certificare, abbiamo visto che Fairtrade va a certificare secondo determinati standard e sono sicuramente standard con solide basi etiche. Abbiamo parlato dello sviluppo del lavoro, diciamo così, dello sfruttamento del lavoro in determinate parti del mondo. Stessa situazione in piccolo si trova sicuramente nel nostro paese, in zone del nostro paese. Fairtrade ha mai pensato di, oltre alla comunicazione, quindi oltre a proporsi come ente certificatore, diciamo così, ha mai pensato di finanziare dei progetti piccoli? Fairtrade mette a disposizione, visto che stiamo parlando di un'azienda etica, e quindi magari non un'azienda che pensa soltanto al lucro, ma pensa al lucro perché sicuramente, ovviamente senza il lucro chiaramente l'azienda non va avanti, ma abbiamo capito che Fairtrade pensa al lucro in un certo modo, pensa al lucro in maniera etica, quindi sicuramente diciamo così fa molta attenzione, no, alla parte etica. Mette a disposizione le proprie finanze e i propri mezzi, non soltanto la comunicazione e quant'altro, per poter appoggiare, per poter creare realtà che rientrano negli standard qualificativi Fairtrade? Sì. Come procediamo? Rispondo, raccogliamo, rispondo. Sì. Allora, la risposta è sì, nel senso che ovviamente Fairtrade, lo ricordavo prima, non è che disponga di mezzi economico-finanziari, insomma, per fare attività né di comunicazione né direttamente di andare, come dire, a finanziare progetti o aziende o iniziative direttamente, però ha partecipato parecchie volte a iniziative sia nell'ambito proposte fatte dai propri soci, quindi da organizzazioni sociali italiane che vogliono sviluppare magari specifici progetti in cui l'elemento su cui Fairtrade ha voce in capitolo può rientrare, sia attività di altro tipo, andando a collaborare nella ricerca di finanziamenti opportuni. Questo si fa ovviamente, essendo che Fairtrade è un operatore che guarda al sud del mondo, si fa prevalentemente nell'ambito della cooperazione internazionale, quindi partecipare a progetti finanziati magari dall'Unione Europea piuttosto che dalla cooperazione decentrata italiana o regionale, eccetera, per favorire la un percorso da parte di organizzazioni di produttori del sud del mondo affinché raggiungano la conformità ai criteri del fair trade e quindi possano entrare, possono accedere al sistema, questo si è fatto e si fa, quando possibile si fa. Guardando la realtà italiana e a quello che noi vorremmo costruire in Italia, vorremmo applicare esattamente lo stesso schema. E faccio anche un altro tipo di esempio, no? Noi abbiamo saputo l'anno scorso che proprio qui in Puglia la regione aveva dato avvio a due progetti, quasi in contemporanea forse, uno che riguarda il marchio Progetti di Qualità Puglia, che voi sicuramente ne avete sentito parlare, siamo sempre nell'ambito agroalimentare, poi vengo magari all'altro aspetto, e però ha avviato anche un progetto che si chiama Equa Puglia, e in particolare pensando anche ad un marchio di garanzia che parli al consumatore come questo prodotto è libero dallo sfruttamento del lavoro, perché era concentrato esattamente su quell'idea lì. E noi ci siamo subito posti il problema di andare a capire intanto qual era l'iniziativa e a capire se potevamo collaborare con questo tipo di proposta, perché l'idea che poi ogni regione replichi dei marchi, no, vuol dire che già in Italia ci sono 20 regioni, quindi se ognuno si fa un marchio a sé il consumatore non capirà più nulla, cioè, invece se possiamo dire che noi interpretiamo anche quel tipo di esigenza, di necessità, allora forse conviene collaborare e capire come fare di quel marchio, o comunque aderire a un marchio che mi veicola lo stesso significato, lo stesso valore, ma a un livello più ampio. Ovviamente lo stiamo facendo in una fase in cui noi stiamo
costruendo questa nuova iniziativa sul piano locale e nazionale. Non so quanto ho risposto alla tua domanda, nel senso che comunque da un lato cerchiamo di farlo, di collaborare ovviamente con soggetti che sono presenti nei vari territori e in prospettiva lo faremo sempre di più se va in porto questa iniziativa del local, per collaborare con loro e andare a individuare gli ambiti di intervento sia sul piano culturale, come dicevo prima, sia sul piano economico, e quindi collaborare con soggetti locali con cui condividiamo obiettivi e possiamo fare un pezzo di strada insieme. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo. Rispetto ovviamente agli altri settori, tu parlavi del turismo responsabile. In realtà in Italia esistono dei soggetti che sono titolari di che cosa vuol dire fare turismo sostenibile, no? C'è un'organizzazione che si chiama Tures, mi sembra, proprio turismo responsabile, e ce ne sono anche altre, forse reti di soggetti. Ovviamente noi abbiamo tutta la, cioè non vogliamo tanto pestare i piedi a nessuno, loro stanno già proponendo la loro visione di cosa significa fare turismo responsabile, che va assolutamente dal mio punto di vista rispettata, e magari invece possiamo infarcire quel tipo di proposta con tutta una serie di aspetti che riguardano la nostra proposta. Quindi ad esempio all'interno di un, ipotizziamo, di una proposta di turismo responsabile che sia indirizzata a ovviamente mettere in rete tutta una serie di soggetti presenti in un determinato territorio che fanno economia sostenibile. Io ne parlavo ieri con qualcuno, nella vostra presentazione ho visto che c'è un'azienda agricola qui proprio alla Terza che tra l'altro è dentro anche il movimento, se non sbaglio, dell'agricoltura sociale, quindi abbina alla produzione agricola. Per esempio noi il forum dell'agricoltura sociale a livello nazionale sta collaborando con noi perché è interessato a sua volta a capire, no, e a fondere i due percorsi per fare pezzi di strada insieme. Quindi anche in questo caso il turismo poi che risponde alle regole del turismo responsabile si può infarcire di una serie di elementi che riprendono invece il tema del fair trade, quindi della produzione sostenibile, e le due cose possono poi sommarsi e amplificare la propria, il proprio effetto piuttosto che no, sovrapporsi, che non servirebbe molto. Quindi in questo senso noi vorremmo completare questo sistema, e dopodiché è chiaro che va innestato su tutta un'altra serie di sistemi paralleli che si stanno sviluppando. Ecco, il mio intento oggi era proprio quello, magari anche il tema del turismo, affrontarlo, se volete, se lo ritenete interessante, per capire come a quel livello lì si possono innestare una serie di idee, di proposte. Sì, noi sostanzialmente stiamo utilizzando, diciamo così, il turismo come obiettivo, all'interno del quale chiaramente utilizzare quelle che sono le potenzialità del territorio, anziché ragionare al contrario. Cioè, il nostro obiettivo vuole essere proprio questo, raggiungere appunto la finalità turistica compatibilmente chiaramente con quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Non immaginiamo, diciamo così, di fare di La Terza una meta mondiale. Noi vorremmo appunto riuscire a dare al nostro territorio la giusta quadratura turistica secondo quelli che sono i nostri elementi, e crediamo di averne appunto, ossia faccio veramente alcuni esempi. Il pane di La Terza è un prodotto tipico molto conosciuto, così come la carne al fornello che abbiamo mangiato ieri sera, piuttosto che la ceramica. È ancora peculiarità strettamente territoriale e ambientale e naturalistica, è la gravina intorno alla quale appunto vorremmo far ruotare tutta una serie di discorsi, compresa ad esempio delle caratteristiche storico-culturali legate a chiese rupestri che riteniamo essere uniche nel loro genere e presenti sul nostro territorio. La finalità, diciamo così, vuole essere questa, ecco. Sì, io direi di partire proprio da questo spunto. Tu volevi aggiungere qualcosa? No,
volevo dire che sul, diciamo che secondo me abbiamo qualche difficoltà a partire, perché effettivamente sul piano culturale io ho un po' di difficoltà a individuare quello che potrebbe essere un attore principale, cioè mi verrebbe così di getto di dire la scuola, cioè cominciare dalle scuole, però bisognerebbe individuare appunto delle figure professionali adeguate, che non so se sul territorio ci sono, quindi comunque sul piano economico sì, quelle poche aziende che già sono sensibili ai temi che sono sul territorio, quindi appunto quelle impegnate già nell'agricoltura sociale e che promuovono anche, cioè che hanno già prodotti biologici e via discorrendo, però come dicevamo ieri secondo me, cioè le due filiere da individuare che sono quelle più produttive o comunque caratterizzanti il territorio sono quelle di cui parlava Salvatore, e cioè il pane, quindi quella filiera, e quella della carne, che però sono avulse da questo, cioè non sono interessate a questo genere di discorso, cioè nel senso al momento, no, che non sono interessate, che non sono sensibili, questo non lo so. Cioè non c'è, bisognerebbe fare un po' di fatica per riuscire a cominciare un questo discorso. Questo è poco ma sicuro. Sì, vabbè, ma lo sapevamo già. Cioè, diciamo che io credo che l'agroalimentare possa essere poi trainante per tutti gli altri settori. Voi perché il cibo arriva anche più lontano del territorio che rimane qui. E io credo che potrebbe essere interessante sviluppare questi due segmenti, poi collateralmente magari anche quello turistico. L'attore culturale, a parte istituzionali e scuola, non mi viene in mente nessuno, però bisognerebbe fare l'adeguata formazione per averli come punti di riferimento. Poi certamente le associazioni, il CEA, Croce Verde, potrebbe essere un... sul piano culturale un interlocutore o comunque un attore fondamentale, però ho difficoltà di individuarne degli altri, e nonostante io possa individuare questi non so chi potrebbe occuparsene, come, cioè credo che a valle ci voglia prima, cioè a monte ci voglia prima una formazione degli operatori fondamentalmente, o di chi, dei docenti, di questi soggetti, diciamo. Sentiamo altri. Sì. Volevo dire una cosa, ma si è pensato di coinvolgere i sindacati, perché comunque cioè, l'agricoltore medio cioè, trae spunto dal sindacato, perché magari vede come l'unica figura più legata appunto lo sviluppo dei suoi prodotti. Si è pensato di coinvolgere i sindacati magari? Sì, a questa domanda magari rispondo subito, è molto puntuale. Dunque, noi per affrontare queste tematiche che vi illustravo così molto sinteticamente prima, e varie dimensioni della sostenibilità e al proprio interno i vari aspetti come la tutela dei lavoratori, dell'ambiente, dei consumatori, eccetera, abbiamo coinvolto appunto organizzazioni che hanno titolarità per prendere posizione, quindi sicuramente c'è il sindacato, per la parte dei consumatori c'è il movimento consumatori, poi avete visto sulle tematiche ambientali ci sono una serie di esperti che vanno da IAB, quindi noi abbiamo cercato di costruire un processo che coinvolgesse, perché noi non abbiamo noi le conoscenze settorialmente, noi possiamo avere un'impostazione generale. Poi siamo andati a coinvolgere i soggetti che più direttamente hanno le mani in pasta in determinate tematiche, quindi sicuramente abbiamo coinvolto il sindacato. E secondo me questo è uno schema di lavoro, per venire anche alla tua questione, e da cui bisognerebbe iniziare, cioè relazionarsi con le organizzazioni presenti sul territorio. Stiamo parlando esattamente di questo, del sindacato per quanto riguarda il tema del lavoro, magari capendo con lui qual è la percezione nel vostro territorio, che ora io
non so se possa limitarsi solamente al comune di Laterza, nel senso che poi il comune di Laterza confina con, non so, con Gioia del Colle piuttosto che con altri comuni limitrofi, e più o meno le tematiche sono le stesse, quindi bisognerebbe anche ragionare in termini di territorio, no, vedendolo in termini un po' più complessivi, magari lì trovi anche più ricchezza di organizzazioni che stanno lavorando su singoli temi. Noi abbiamo fatto esattamente questo, prendere quelli che lavorano su singoli temi e cercare di portarli dentro un ragionamento che metta insieme le varie tematiche e costruisca invece un contenitore dove, insomma, lo spessore cresce con la problematicità dei vari aspetti sociali, culturali, ambientali, economici, eccetera. Quindi forse un punto di inizio potrebbe essere quello, un censimento delle organizzazioni che lavorano su vari temi e iniziare un'interlocuzione a metterli in rete per capire come si rapportano a una proposta di questo tipo e come pensano di poterla tradurre in questo territorio con gli interlocutori che loro hanno a loro volta. Quindi questo potrebbe essere uno dei possibili punti di inizio, no? Dicevo prima, appunto, soggetti attivi nel territorio sia sul piano culturale che sul piano economico. Quell'azienda che io ho visto che voi avete qui nel vostro territorio, a quali altri soggetti è collegata? A quale rete di soggetti che magari ragionano sulle stesse questioni, il biologico, l'agricoltura sociale? Come? Non ho capito. Ecco. Ma serie didattiche e turismi verdi, il titolare dell'azienda è anche il presidente di Turismi Verdi di Puglia, ma serie didattiche potrebbe essere anche interessante, non so. Esattamente, perché poi loro magari, se fanno delle iniziative, le faranno sicuramente con le scuole, parleranno della loro azienda, ma quello potrebbe essere l'aggancio per parlare anche di qualcosa di più ampio, che non sia solo quel tipo di esperienza precisa, che riprende una serie di tematiche della, non so, leggevo proprio sul loro sito, hanno l'orto sinergico, hanno, cioè, poi l'agricoltura sociale, che è un elemento molto, molto interessante da sviluppare. Quindi il punto di inizio non può essere che quello che già c'è, tanto poco che sia, è il primo anello da cui poi si possono agganciare altri anelli e formare una catena. Sempre il microfono, perché sennò non si sente. Parlando di prodotto, abbiamo il consorzio del pane, e che è un elemento importante che già raggruppa tutti i fornai di Laterza, che avrebbero bisogno di questo marchio per sviluppare ancora meglio il nostro prodotto. Sì, avrebbero bisogno, ma forse non se ne rendono conto, nel senso che poi ieri c'era l'assessore, che oggi non vedo, no? Però che diceva come delle difficoltà, insomma, era testimone delle difficoltà e della forse non corretta percezione di quale può essere il valore aggiunto anche per loro, no? Per qualificare meglio il lavoro che fanno, per dare più risalto. Cioè, rispetto alle cose che dicevi prima, io credo che in Italia molti conoscono Altamura solo per il pane, ma non sanno cosa c'è, non sanno neanche dov'è. Però lo conoscono perché il pane di Altamura è conosciuto. Quindi poi quello, tu dicevi giustamente prima, i prodotti viaggiano molto di più, i prodotti sono quasi degli ambasciatori dei territori. Se noi leghiamo i prodotti ai territori, poi qualcuno verrà incuriosito e verrà a vedere il territorio, perché altrimenti non. Quindi anche in questo senso il connubio poi fra percorsi diversi si può trovare e può essere un connubio interessante che dà opportunità ulteriori, almeno questo è il mio punto di vista. Microfono qui. Salve. Vabbè, premetto che sono qui per scrivere un articolo, sono un giornalista del quotidiano di Puglia, mi interessavano i prodotti perché i prodotti locali, perché a mia volta sono un micro produttore vinicolo, quindi faccio una quantità estremamente ridotta, però mi interessava il fair trade. Quindi in che veste sta parlando, di produttore o di in entrambe? in entrambe. A me interessa quella di produttore, quindi poi se. In effetti, diciamo, sono va bene, ho colto l'occasione per fare due cose. Volevo segnalare una cosa che probabilmente tutti già sanno, la difficoltà di mettersi insieme, perché questo, diciamo, partiamo da imprese molto spesso familiari e che chiaramente temono molto la concorrenza, hanno un ridotto bacino di clienti, di
di utenti, e c'è questa difficoltà di unire il locale al globale. E mi è interessato molto, diciamo, la certificazione etica di un prodotto, soprattutto dei prodotti che non possiamo ottenere qui tipicamente, cacao, banane, caffè e quant'altro. E giustamente, e questo ha un senso, utilizzare e far conoscere, sì, il marchio Fairtrade, e qui ognuno fa del suo, nel senso che è già sono cioè tutti quanti quelli che stanno qui oggi sono più o meno molto sensibilizzati al problema e naturalmente si indirizzano a cercare il prodotto quando lo trovano, perché è chiaro che quanto più piccola è la realtà della quale si fa parte, nella quale si vive, tanto più difficilmente arrivano quel tipo di prodotti. Noi stessi, quando ci spostiamo, chi ha avuto la possibilità di viaggiare un po', vede che le marche di prodotti che arrivano, e quindi la possibilità di scelta per il consumatore, si amplia tantissimo. È ovvio che poi bisogna fare i conti con la crisi. C'è un fermento, lo vedo qui molto anche alla Terza, con l'istituzione del marchio delle denominazioni comunali, che serve, penso che ve ne avranno già parlato, insomma, e quello era un primo passo che qualcuno ha affrontato efficacemente, ma fu detto già da tanto tempo. C'è una percezione di base per cui, diciamo, il consumatore tipo, vabbè, prendiamo il prodotto nostro, lo conosciamo, lo fa il produttore vicino, cose e quant'altro, però questo non è più sufficiente a supportare l'economia locale. Perché chiaramente anche l'economia locale soffre di quei prezzi risicati. Poi c'è un altro, e quindi bisogna agire per la prima cosa sulla formazione delle massaie, di quelle che fanno la spesa, cioè quello è il punto sul quale battere. Quindi secondo me qualsiasi intervento, non essendoci la possibilità di fare campagne mainstream, quindi sui grandi media, è l'unico intervento che rimane, è una via, quella utilizzata da Fairtrade che ha detto prima, quindi illegarsi via via alle associazioni che fungono da piccola cassa di risonanza, da veicolo. E poi l'altra via è agire su chi materialmente fa la spesa, altrimenti non, il che è molto più difficile, perché ovviamente la pubblicità è martellante, quindi sostituire la Coca-Cola a diciamo tipicamente è un'impresa, diciamo, è veramente eccezionale, però effettivamente è l'unico mezzo per risanare le economie, perché effettivamente i guasti di un'economia troppo aggressiva, capitalistica, che quindi, cosa via dicendo, ci sono, cioè, voglio dire, probabilmente il sud, la Puglia ne ha sofferto per prima in tempi non sospetti, con l'agricoltura che via via ha subito per prima gli effetti della globalizzazione spinta e ha tirato via tutto un sacco di micro aziende familiari che non ce l'hanno fatta a resistere e sono state espulse. Sono rimaste quelle più grosse. Quindi, diciamo, l'idea di Fairtrade è interessantissima. E diciamo, io stesso, che pure, diciamo, mediamente leggo, non leggo solo quello che scrivo io, ma leggo anche quello che scrivono gli altri, e diciamo, non la conoscevo la dizione globale, commercio equo e solidale, quindi non so, perché mi sono perso un pezzo prima, se Fairtrade rientra in quella, sì, organizzazione o meno, diciamo. E però c'è il passo successivo, è per i prodotti che vengono dall'estero, e cercare di aggredire anche le realtà locali, farli trovare presenti anche nelle realtà locali. Quindi, diciamo, uno dei primi sforzi che si dovranno fare è far trovare il caffè di un certo tipo anche qui, altrimenti le marche generali, se uno va, dico per esempio classicamente le patatine. Cioè, le patatine hanno un vero monopolio. Io sono costretto quasi sempre a comprare patatine San Carlo, quelle o niente. Cioè, è allucinante. La patata è un prodotto povero, diciamo. Voglio dire, costa farla fatica, anche perché crescono sottoterra. Bisogna poi, vabbè, ci sono i mezzi, si scavano, cose e quant'altro. Però non è che c'è, voglio dire, insomma, non è la costruzione di un acceleratore nucleare. No. Si può fare uno stabilimento che fa patatine, non è una cosa. Però anche su questo troviamo enormi difficoltà. Quindi l'unica cosa è agire
agire un pochettino sul locale e creare un interscambio. Però ripeto, l'intervento sulle massaie è fondamentale. Dico le massaie, utilizzo un termine antico, però per dire chi fa la spesa, chiunque, massaio, uomo, donna. Beh, insomma, una cosa via dicendo. In realtà però io ho presente la politica di molti comuni, per esempio per quanto riguarda una cosa che non c'entra molto, ma la raccolta differenziata dei rifiuti. Anche lì uno verrebbe da dire la massaia o il massaio, perché dovremmo cominciare a ragionare anche in termini di equità di genere, e dovrebbe essere l'anello principale, però molto spesso invece sono i bambini il veicolo di questa cosa, cioè ai bambini a scuola insegnano cos'è la raccolta differenziata e questi a casa diventano i tutori di come si fa la raccolta dei rifiuti. Quindi a volte, insomma, e tra l'altro loro sono le generazioni che sicuramente su cui dovremmo basare il cambiamento. A me però, dopo passiamo ad altri interventi, interessava la sua ottica di produttore proprio riguardo all'idea di perlomeno solo riguardo al tema dell'entrare in un sistema di controllo e di certificazione, perché qualcuno diceva ieri, non ricordo se era lo stesso assessore, che sostanzialmente dice i produttori sono refrattari alle regole, perché il produttore dice questo viene a controllarmi in casa quello che faccio io e io vorrei evitarlo, e quindi non capisce o non intuisce direttamente quale può essere il vantaggio e magari vede solo lo svantaggio di doversi adeguare di qualcuno di esterno che viene a controllare, che insomma in qualche modo riduce la propria capacità. Lei come produttore vorrei che mi desse magari allora, una sua... Sì, banalmente, allora molto... Sì, è acceso. Allora, come produttore, ovviamente io sono passato da esperienze molto diversificate. Qual è la difficoltà per un piccolo produttore di uniformarsi alle regole? Banalmente la questione è quasi sempre di capitali, diciamo, si vende a poco il prodotto e quello che si riesce a realizzare viene o reinvestito nell'azienda per comprare gli strumenti oppure per far fronte alle necessità quotidiane. Quindi banalmente parliamo di sottocapitalizzazione. C'è un problema culturale, perché effettivamente anche nel mondo alimentare la normativa è molto stringente. Io racconto un'esperienza così giusto per quando, siccome io ho un piccolo vigneto in provincia di Bari, è un caso perché mia madre è di là e quindi ce l'ho di là il vigneto, che ho diciamo un po' per puntiglio non abbandonato, non venduto e continuato a coltivare, e di lì traggo il mio vino, che è una microproduzione. Ovviamente per la legge non fa differenza che tu produca un litro di vino o 5.000 litri, è uguale, però è ovvio che chi produce un litro di vino difficilmente sottostà. Quando io sono andato in Camera di Commercio di Bari per dire che avevo volontà di fare una filiera completa del prodotto, quindi dal tralcio alla bottiglia, e mi hanno visto come se fossi un marziano, e tant'è vero che ho dovuto precisare, guardate che io voglio produrre vino, non C4, non esplosivo, diciamo, e voglio fare una cosa normale, perché magari pensavano a determinate perversione o utilizzo strumentale delle etichette per fare altro, perché sì, molto spesso diciamo il settore del vino, effettivamente il settore alimentare, e lo dicevamo anche prima, si presta a molte sofisticazioni, quindi per loro io potrei essere chiunque, cioè non è che ero arrivato presentato da Tizio, da Caio, da Sempro. Una volta che hanno stabilito che l'operazione era legittima, diciamo, si è andato avanti al passo successivo, però la parte burocratica diventa difficile ed è stancante, perché uno, diciamo, da parte nostra c'ha già il problema della produzione, di come affrontare il fatto tecnico, quindi sovraccaricarlo anche del fatto burocratico diventa pesante, ed è questo anche per, diciamo, per la persona mediamente accorta o diciamo adusa a muoversi fra la burocrazia, è un impegno notevole, e questo è il problema, ma
diciamo, ed è difficilmente sormontabile, perché i controlli non si può farne, fare a meno, certo. Ma diciamo, ci vorrebbe una legislazione apposita per i piccoli produttori, perché poi tra l'altro nell'ambito delle piccole produzioni si riesce a fare un discorso di qualità, mentre anche le organizzazioni agricole alimentari viaggiano ancora nel mito della grande azienda, ma la grande azienda poi sappiamo che cosa succede anche a livello locale, banalmente la manodopera locale è stata sostituita da una manodopera immigrata, ma non perché i coltivatori, ce ne sono anche di cattivi, ci mancherebbe altro, cioè, ci stanno in tutte le famiglie, ma proprio non ce la facevano più a sostenere i costi. In questi giorni circola un video molto carino di un agricoltore che parla della recente istituzione dell'IMU sui terreni, è un ulteriore costo aggiuntivo, e quindi questa è la mia esperienza, non voglio farla troppo lunga, però diciamo si scontra con molte difficoltà, e quindi c'è l'abbandono invece che c'è il lascia invece che raddoppia, sì. E quindi come si poi tra l'altro c'è, e questo lo sappiamo storicamente, difficoltà di aggregazione fra i vari soggetti, e diciamo è veramente difficile farlo, quindi questo è il problema del tutto. E il problema burocratico però paradossalmente è la difficoltà maggiore, è la difficoltà maggiore perché è molto stringente, troppo stringente. Certo, certo. Proviamo a sentire allora qualche altro intervento. Voi volevate... No, tu? Sì, io parto da un'idea che insomma chiedo conferma a te di quello che immagino sia il contesto culturale italiano, nel senso che mentre nel nord Italia, probabilmente caratterizzato da grandi città, eccetera, si è sviluppato maggiormente magari il gas perché nelle città c'è meno contatto con la qualità, qui al sud probabilmente c'è più contatto con il contadino vero e proprio, però ci sono appunto dei problemi legati alla produzione, al caporalato, al modo in cui vengono fatti. In questa ottica a me verrebbe da dire che in Puglia e specificatamente alla Terza, più che mettere in prima luce la qualità che probabilmente già abbiamo, io penserei più che altro a esportare l'ideale. Cioè, dal mio punto di vista, Fair Trade, così come Libera Terra, così come il commercio equo e solidale, rappresentano un ideale. Quindi, insomma, per rispondere alla domanda, il soggetto attivo è ognuno di noi, ogni persona che ci crede, quindi probabilmente l'unico forse modo, e quindi mi riallaccio a quello che dicevano Liliana e il Signore, è proprio quello di andare nella massaia, nella scuola, nella quotidianità, quindi più che, ripeto, andare sul prodotto fisico, magari far passare proprio l'idea del prodotto giusto. Però insomma questo magari chiedevo conferma. No, è uno spunto interessante, perché sicuramente, lo dicevo prima, nella mia visione delle cose l'aspetto culturale è l'inizio del tutto, cioè non possiamo pensare di andare già da un'azienda e dire tu devi fare così perché così si fa l'agricoltura sostenibile. Sì, questo magari se è sensibile può anche stare ad ascoltarti. Poi però se non c'è un contesto anche culturale che dà valore a quella cosa lì, cioè che dice sì, noi cittadini, a noi interessa l'agricoltura sostenibile, ma anche il turismo sostenibile, anche molte altre cose sostenibili, lì non si crea, come dire, quel... Sì, sempre col microfono, perché altrimenti... Veramente, posso interrompere, perché proprio quello che ha detto in questo momento mi ha ricordato una mia esperienza passata. Noi ovviamente vengo da una famiglia di contadini, come molti qua, e noi facevamo soprattutto uva da tavola. E ricordo, sono già passati credo una decina d'anni, quando adottammo una certificazione per quanto riguarda i residui alimentari, una certificazione biologica di un istituto molto serio che ancora esiste, il di Loco Rotondo, Basile Caramia. E mi ricordo all'atto della vendita dell'uva, e ovviamente il disse sì, ma
Noi a questo non ci interessa. Noi avevamo speso, non tantissimo, però avevamo speso per la certificazione. Allora si poteva, oggi questo discorso è proprio saltato e diciamo non fummo stimolati a proseguire come azienda un discorso virtuoso. Che senso ha se io faccio una certificazione, un istituto serio mi fa le analisi su 200 e oltre sostanze che possono essere sull'uva, sull'uva da tavola, e poi questa cosa non viene recepita dal tramite, perché poi era sempre il commerciante della grossa organizzazione ortofrutticola che poi veicolava il prodotto all'estero. E questo è un tipico esempio di come il discorso si è interrotto sul nascere. Infatti. Chiudo la parentesi. Infatti vorrei anche richiamarvi alla prima slide che mostravo, cioè quelli che hanno pensato originariamente al commercio consolidale erano queste due persone che avevano contatto con la realtà locale dei paesi in via di sviluppo. È ovvio che per riuscire a vendere, a organizzare i produttori, certo, loro avevano il contatto e hanno fatto un'azione di sensibilizzazione, eccetera. Sicuramente la prima opera di sensibilizzazione è quella di far sì che i piccoli contadini, i piccoli proprietari di terreno che producono caffè in quel caso si mettano insieme, perché altrimenti da soli non vanno da nessuna parte. Questo è stato sicuramente il primo elemento, ma poi dovevano anche costruire qualcuno che li comprasse, che desse valore a quella idea, no? Di pagare il giusto quel contadino, perché lui aveva sudato per avere quel sacco di caffè, aveva solo quel sacco di caffè per mandare avanti la famiglia, e quindi lì c'era un problema concreto, ci voleva qualcuno che desse valore a questo, e qualcun altro ha lavorato nel suo paese per creare questo tipo di sensibilità, altrimenti non stava in piedi. Poi oggi vediamo un sistema che, come dicevo prima, vede dei numeri che non sono giganteschi, se pensiamo al valore, al volume del caffè, del cacao che circola normalmente. Però c'è anche da dire che al di là dei volumi, quello che è successo nel sud del mondo è che i contadini hanno preso coscienza di questi meccanismi. Il contadino che non è certificato, però vede che quello a fianco a lui è certificato e vede una serie di effetti che ha su di lui, e anche lui all'intermediario cerca di applicare quel ragionamento lì, cerca di dare lui per primo valore al suo prodotto, perché dice qualcuno gli dà valore. Per cui si è creato un contagio, positivo, che va ben oltre a quel numero di produttori certificati, cioè che contagia proprio un sistema con cui, per esempio, gli intermediari operano sul territorio, che devono stare molto attenti a quello che propongono. Trovano sempre meno contadini che si fanno fregare. Questo adesso per riportarlo invece alla nostra dimensione. L'aspetto culturale è un aspetto fondamentale per creare quell'interesse di base su cui poi un'azienda può decidere di investire per differenziarsi, e quindi per poi alla fine portare a un consumatore ipotetico, sensibile, che dà valore a quel modo di produrre e quindi riesce a vendere. Io non so, adesso se vogliamo possiamo anche iniziare, mi sembra che questa prima fase di discussione sia stata interessante, abbia già dato degli spunti. Quindi potremmo già pensare di fare un po' di lavoro di gruppo. A me veniva in mente, se oggi il pane di Altamura è famoso, ma da dove viene il grano? Boh. Magari un domani il pane della Terza potrebbe essere ancora più famoso di quanto non sia oggi il pane di Altamura, perché veicola un'idea di un pane fatto con un grano che è coltivato in Italia, che è un grano magari di quelli, adesso io non sono un esperto, ma esistono dei grani originari che poi via via hanno subito mutazioni, e che quindi lungo quella filiera produttiva di quel pane non c'è solo la qualità, che pure è un elemento imprescindibile per stare oggi sul mercato, ma ingloba anche un valore che va molto oltre, che è il valore della sostenibilità, di come è stato prodotto e di come è rispettato tutta una serie di elementi e di requisiti. Quindi La mia proposta sarebbe proprio partire dagli spunti che sono emersi per provare a immaginare come
i valori che, di cui abbiamo discusso oggi possono andare a modificare e a, come dire, non mi viene un termine, condizionare i modelli di produzione oggi. Quindi, non so, se siete d'accordo, io proverei a dividerci in un paio di gruppi, provare a ragionare di questo e poi ritrovarci per capire un po', di tirare qualche conclusione. Sì, io ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questa lezione di sviluppare collaboratori dal basso. Vi do appuntamento alla prossima, giovedì 5 febbraio, con l'intervento del dottor Cesari, sempre sulla tematica dell'agroalimentare. Grazie al dottor Mosca, grazie a Fairtrade, grazie a tutti voi. Noi continuiamo con il nostro lavoro di gruppo. Buona giornata. Benissimo, grazie.